Riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui? Perché, avvocato? No, ma perché avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non mi permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua non so. Pronto. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Nel giorno della liberazione, auguri alla trasmissione più democratica d'Italia. Che abbiamo appreso poco fa sull'aria che tira essere ascoltata con orgoglio dal sindaco di Venezia Brugnaro. Sono emozionato anch'io, davvero, grazie. Ma che lo è anche da fascisti e da intellettuali e da nazisti e da bancari, medici, avvocati, così come putiniani, novax, complottisti di ogni tipo e da onlyfanser e bacchettoni pro vita. Insomma, tutto è il contrario di tutto. E allora grazie, resistenze e partigiani di ogni tipo che avete combattuto per dar vita un giorno a questo disastroso conglomerato democratico. E per fortuna c'è ancora oggi una tigre che combatte qui per noi. Vai Dave! In studio con noi all'Aria che tira Lily Gruber, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito, la prima volta che vengo all'Aria che tira, quindi un'emozione. Sono emozionato anch'io, davvero, grazie. Parenzo, guarda che sono un ascoltatore della zanzara. Questo non le fa onore, sindaco. Merito di riuscire a parlare perché non vi vedo. Mi fa molto onore, mi fa molto onore. Io sono molto contento di quella trasmissione. E sono uno di quelli che l'ha difesa in Confindustria, più volte anche, perché ritengo che sia un pezzo del nostro popolo e della nostra libertà. Il 25 aprile per me è la festa più bella che esiste e quindi l'idea che a un certo punto possa essere sporcata anche da un ragionamento fallace mi farebbe molto male. Oggi è la liberazione, è la liberazione, voglio gli amici spazi, ma voi la libera, ragazzi, voglio dire, oggi è la liberazione, ma amici mi libera, ragazzi, sono prigioniero, ragazzi, di Giorgia Mellone, ragazzi, ok, sono prigioniero, ragazzi, oggi ragazzi è giovedì, ragazzi, faccio quelli italiani, ci mangiamo un bello risotto a fondo, ragazzi, ho preparato tutto. Il risotto a fondo, ragazzi, guardate come si fa il risotto a fondo, ragazzi. Giorgia Mellone, pare da qui ce l'ha. Oh, ma questa non era la radio della libertà, adesso di merda. Libertà, libertà, libertà. Viva la libertà, ciao, ciao. Sono emozionato anch'io, davvero, grazie. Come avevo annunciato qualche giorno fa, la polemica fa ricco, anzi ancora più ricco, Antonio Scurati. Molti di voi ancora, nonostante la pubblicità di questi giorni, non sanno che è... Molti di voi non conoscono Antonio Scurati. È uno scrittore, un professore, che è anche uno scrittore che ha realizzato dei libri su Mussolini. Impennata di vendite del libro, dell'ultimo libro, ristampa immediata. Però coincide, no? Non prescinde. No. Vai a vedere, si è impennato bene il numero di libri venduti. Se la gente legge, io consiglierei, oltre menare le mani, aspetta, meglio. Io consiglierei, oltre che una visita e oltre che accendere i ceri ai dirigenti della RAI e forse anche alla Meloni, che ha dato grande pubblicità a questo Scurati, io consiglierei anche una visita a Predappio.
perché, ripeto, da semplice professore di scuola, il signor Scurati, grazie a Mussolini, università, quello che è, no, dopo l'università, non lo so, non mi interessa, professore, va benissimo, per carità. No, è il grande scrittore di fama internazionale. Io però consiglierei una visita a Predappio, perché Predappio l'ha reso famoso. Io consiglierei una visita a Predappio con annesso Cero. Grazie Mussolini di avermi fatto diventare ricco e famoso. Ma che grazie? Perché grazie a Mussolini. Un grande libro, assolutamente. Però grazie a Mussolini. Un grande libro. Questi diventano tutti ricchi con Mussolini, incredibile. Beh, tutti no. Tutti, molti che scrivono libri su Mussolini. Ma perché è invidia no, la vostra, la mia, figo, a me che cazzo me ne frega. Chi è fascista oggi, seconda cartolina della giornata? Quelli che ti vogliono imporre delle dichiarazioni antifasciste, per esempio. Questi sono i veri fascisti, perché oggi bisogna domandarsi, non i fascisti immaginari, che non esistono più, ovviamente. Se esistono, sono quello che esiste in ogni paese democratico, cioè una cosa residuale, cioè delle minoranze di minoranze. Ogni volta che si va alle elezioni, quelli fascisti veri sono lo 0,5, 0,4, 0,3, l'1%, una roba normale che esiste in tutte le democrazie. Normalissima. Chi è fascista oggi? Beh, quelli che ti vogliono imporre dichiarazioni di antifascismo. Questo è fascismo. Chi ti dice fai la dichiarazione di antifascismo? Fai la dichiarazione di antifascismo. Sei fascista. Nell'animo sei fascista. Non c'è nell'animo. Violenza. Non c'è bisogno di essere violenza. Non c'è bisogno di essere violenti. Quelli che ti appiccicano addosso l'etichetta di razzismo. Il fascismo è sinonimo di violenza. Dopo di quello che ti pare. Quelli che ti appiccicano addosso l'etichetta di razzista, omofobo, qualsiasi cosa dice, eccetera. Fascisti loro, solo perché non sei d'accordo con il mainstream. Quelli che ci impedirono di andare a lavorare perché non punturati. Ve lo ricordate? Quelli che imposero il Green Pass. Sicuramente fascisti nell'animo molto più di quelli, e sicuramente totalitari molto di più di quelli che oggi vengono additati come fascisti. Magari anche quelli che ti portano in tribunale semplicemente perché dici la parola frocio, la parola negro, la parola zingaro, tutto quello che oggi non si può pronunciare. Tribunale, quelli che ti inquadrano, no, che ti mettono fascismo nel mirino. Questi fascisti, questi sono i veri fascisti. Nell'animo non c'è bisogno di essere violenti. E infine una piccola parolina sul caso Fassino. Ora, io non so se ha rubato un profumo o non ha rubato un profumo il signor Fassino. Il signor Fassino è accusato di aver rubato un profumo per la moglie all'interno di un duty free di un aeroporto. Poi io dico, pensate, bisogna sempre fare questo ragionamento, pensate a parti inverse, cioè dire Fassino non è Fassino ma è un deputato, un onorevole, un non so cosa sia, deputato europeo, che cos'è Fassino, non mi ricordo. Deputato al Parlamento italiano. Deputato al Parlamento italiano, di un partito della destra che si inguatta un profumo, si inguatterebbe, certo, un profumo. Secondo voi avrebbe ricevuto lo stesso trattamento? Dai, avrebbero detto ladro, buffone, inchieste, fateci vedere il filmato, eccetera. Dai. E poi un'ultima cosa, il generalissimo Vannacci sarà candidato in tutte le circoscrizioni, come dal sottoscritto anticipato qualche tempo fa. La Lega candida Vannacci. Evviva! Da Roma, David Parenzo. Buonasera. Ma sulla questione di questo fascismo dato a chiunque mi sembra una grande stupidaggine. Il fascismo è stato un movimento violento fascismo fin dalle sue origini. Fascista nell'animo, ma non vuol dire niente. Fascismo nell'animo. Chiedere a una persona se si professa antifascista non è assolutamente è un atto di violenza, è anzi fascismo. È un atto di trasparenza democratica. Ma figurati, diverso è invece quello che abbiamo visto anche oggi, le aggressioni a Milano e a Roma, le manifestazioni violente da quelli che hanno aggredito la brigata ebraica. Sì, certo. A Milano abbiamo visto anche delle immagini piuttosto dure. Io sono stato a Roma e ho partecipato con il rabbino capo, con il presidente della comunità ebraica e altri, abbiamo portato questa corona. Ho visto che c'erano dei signori con la bandiera palestinese che volevano rompere il cazzo e altri ebrei che hanno risposto in maniera piuttosto dura in alcuni casi. E ora ti dico subito che questi ragazzi ebrei che da mesi
che da mesi, sì, certo, qualcuno ha risposto in maniera rude, sicuramente da condannare, parlando a una donna, gli hanno detto tu sei mai stata stuprata, eccetera. È gente che da mesi viene additata delle peggiori nefandezze, si deve quasi nascondere girando per strada. Ti possono un po' girare i coglioni? Ti possono un po' girare i coglioni quando vai a fare una manifestazione e ti trovi davanti quattro coglioni che ti dicono nazista, genocida? E giustamente rispondono per le rime. Qualcuno può aver esagerato, per carità di Dio, per carità di Dio. Fammelo dire questa cosa, fammela dire. No, ma per carità, io so semplicemente che per depositare una corona, per ricordare dei combattenti per la libertà come quelli della Brigata Ebraica, bisogna andare con la polizia, che ringrazio per la scorta che ha fornito a tutti. Perché se tu vai senza la scorta, senza la polizia, a depositare una corona per ricordare... Ti ammazzano di botte. Forse ti ammazzano anche direttamente. Allora, sentiamo un po' di fascisti, che dici? O comunque di fascisti. No, i fascisti li sentiamo più avanti. Chi sentiamo? Ah, beh, sindaco di Venezia prima, che non è un fascista chiaramente, anzi un libertario, il mitologico Brugnaro, che esalta la zanzara all'area che tira. Un momento epico, direi. Il sindaco Brugnaro, io lo voglio abbracciarlo. Molto, no, io lo sapevo. Ma perché ti è dispiaciuto? Io voglio abbracciare Brugnaro fortissimo. Io lo conosco benissimo Brugnaro e mi è anche molto simpatico. Mi dispiace che ascolti la zanzara, ecco, tutto qua. Vai. Parenzo, guarda che sono un ascoltatore della zanzara. Questo non le fa onore, sindaco. Merito di riuscire a parlare perché non vi vedo. Mi fa molto onore, io sono molto contento di quella trasmissione. E sono uno di quelli che la difende in Confindustria, anche, perché ritengo che sia un pezzo del nostro popolo e della nostra libertà. Beh, caro sindaco, avrai qui alla zanzara tutto l'appoggio possibile e immaginabile per le tue campagne. Sempre quando siamo d'accordo, naturalmente, per la carità di Dio. Quando c'è da bastonare, bastoniamo. Però, caro sindaco, grazie perché hai centrato il punto. Perché questa trasmissione è un grande specchio della libertà. Uno dei pochi baluardi in cui uno dice il cazzo che vuole. Certo, qualche volta in maniera rude, non c'è dubbio contro. Vabbè, che c'è del debbio? Perché dici Leggo che la sinistra in questi giorni ha trovato due nuovi idoli. La prima è una cacciatrice di nazisti che ha candidato a Bruxelles, la signora Salis, che è una cacciatrice di nazisti, perché appartiene ad un movimento che va a caccia di nazisti, per la carità di Dio. Questa è la fotografia. I due nuovi idoli della sinistra sono una cacciatrice di nazisti, uno che dice che i nazisti vanno picchiati, il professor Raimo, e il padre della signora suddetta cacciatrice di nazisti, che è uno dichiaratamente di destra e addirittura una volta aveva espresso simpatia per il signor Orban, se non ricordo male, per il signor Orban. Però diciamo pazzesca, che non si può semplificare tutto modalità. Sì, io semplifico moltissimo. La realtà Mario Giordano percula Fassino. Ah no, ecco, su Fassino devo dirti una cosa però. Dimmi. Ma non è vero che non ne parla nessuno, tutt'altro. Di più è il quotidiano La Repubblica, peraltro. Senti Giordano che lo piglia per il culo. È l'ex ministro, il fondatore del PD, insomma un pezzo grosso della sinistra italiana, Piero Fassino, viene fermato all'aeroporto di Fiumicino con in tasca un profumo da donna, ha fatto suonare la sirena antitaccheggio e lui ha detto no, non è vero che lo volevo rubare, mi sono distratto un attimo, ma la vigilanza, la polizia ha fatto un controllo, sono andati a rivedere come alla moviola, no? A rivedere le immagini e l'hanno denunciato. Si lamentava di avere uno stipendio basso. Senti come Mara maldeggia Giordanone. Beh, è tutto collegato da Giordano. Era così garantista con Berlusconi. Non era più garantista quando si trattava di parlare del Berlusca, mi pare. Sono una figuraccia. E adesso però, pensateci, lui l'aveva detto, lui si era lamentato, ve lo ricordate? Che si era lamentato, diceva: noi parlamentari guadagniamo troppo poco. Fallo sentire. I deputati godono di stipendi d'oro, non è vero. 4.718 euro al mese non sono degli stipendi d'oro.
come attacca Giordanone, come attacca. Ma non c'entra niente. Come attacca, senti, senti. Poverino, 4.718 euro al mese, poverino, volete non fargli prendere un profumo? Cioè, c'ha bisogno di prendere quel profumo lì, probabilmente. Ma non detto che poi, in realtà non sono 4.718, perché quello è lo stipendio puro, poi ci sono le indennità, delle indennità, delle indennità, indennità, però evidentemente sì. Indennità? Ma le indennità di Mario Giordano ci sono o no? Ma, se, ma tu non vuoi dare gli avvocati a Giordano, non l'ho capito, a Fassino, scusami, non vuoi dare i tuoi avvocati a signor Fassino? Io penso che Piero Fassino sia innocente fino a prova contraria, sia innocente fino al terzo grado di giudizio. Adesso lo stiamo accusando, no, gli di avvocati aver preso contro Giordano, dici, gli avvocati contro io, Giordano. No, ma io penso che sono già partite le querele mentre tu mandavi in onda l'audio. Perché io che c'entra, intanto tu hai diffuso. Ricordati che questa trasmissione è ascoltata, ogni cosa qua viene diffusa e amplificata, quindi tu stai contribuendo a diffondere una diffamazione. Ma quale diffamazione? Fermo là, fermo. Arenzo a Bombarolo. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Forse non hai capito che fascismo e nazismo e comunismo sono la stessa cosa. E se uno si dichiara fascista, si dichiara nazista allo stesso momento. Hai capito, brutto imbecille? Ah, non si può chiedere a una sei ebrea, disse quello che diceva. Ma ti sei vaccinato? E perché non ti sei vaccinato? Ma che male c'è? Dirlo, ma vaffanculo, non ti sento così indignato quando Cruciani chiede ma sei muslim, ma sei muslim agli ascoltatori, ma vaffanculo, va fascista. Cara Lilli, anche tu hai giornate molto complicate. Io ho giornate complicate! Io che mi alzo alle 5 di mattina da 20 anni per andare in piazza a vendere e farmi il culo e lo Stato mi fotta il 70% di tasse! Io ho giornate complicate! Vaffanculo! Bentrovati a tutti gli ascoltatori per due diversi incidenti sulla 7 Milano Genova. Ma non mi rimettete queste cose. Vignole Borbera e Isola del Cantone. Ma non mi rimettete queste cose, dai. Voglio tessere l'elogio di questa adorabile collega nonostante queste sue condizioni precarie di voce ha scelto anche oggi, 25 aprile, di essere in diretta. Questa è la dedizione che noi tutti abbiamo per Radio 24, che è un gruppo che ci ospita, che ci dà la possibilità di parlare. Che ci offre, e quindi io colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la proprietà, l'amministratrice delegata, il direttore generale, il direttore responsabile, il vice direttore esecutivo, perché e poi che cazzo la vuol dire esecutivo? Tu lo sai di questa che... signora hai mai capito che vuol dire esecutivo? Tu hai mai capito che vuol dire che esegue, vuol dire che dirige davvero tutta la nostra struttura. Sì, ma devi eseguire per forza, che poi non esegui la nostra adorabile esecutiva. Se uno pensa poi esegue, no? Che cazzo vuol dire? Uno pezzo non è che resta. Tu non sei esecutivo del nulla. Tu, ad esempio, non sei sei solo inviato a fare in culo. Sei tu. Sgarbi oscurati, mi sembra definitiva questa cosa. Se lui scrive una cosa perfettamente legittima contro la Meloni, cosa c'entra il 25 aprile? Vuol dire che la Meloni è fascista. Quindi sta facendo un'operazione molto precisa di crearsi il nemico. La RAI ha sbagliato gravemente, ma qui invece di trovare la conciliazione nel 25 trova la divisione contro Lerner. Non ho capito bene se dobbiamo parlare della mostra su arte e fascismo di Vittorio Sgarbi a Rovereto o della tragedia in corso. Ah, ma lui lo diceva per dire che secondo lui comunque la cultura, il fascismo ha fatto anche cose buone, comunque... è un pensiero molto diffuso. Non ho detto questo, ho detto che Morandi, Guttuso e Pirandello erano uomini liberi. Però non la libertà creativa non è interrotta dal regime. Vittorio, non c'è qualcosa di buono. Va bene, okay. No, perché queste sono le balle che da te va bene, però fare polemica. Non... A
Ancora sgarbi contro oscurati, vai. Dico qui in maniera solenne, la Meloni non è fascista, certo, è antifascista. Lo dico ed è chiaro. Invece quello che scrive lui non è Matteotti, è la Meloni è fascista. Non rinnega il fascismo. Vabbè, questo ho scritto. Scusate. Voglio consentirmi di usare. Cominciamo con la stessa storia. Ti voglio leggere. Ognuno è padrone di dire quello che pensa. Ma non puoi dire che è fascista il capo del governo parlando di Matteotti. Ha ragione Sgarbi al 100%, posso dirti 100%, 100%, senti anche il finale, senti il finale. Mi piace che dice no, il più bel esemplare di fascista in cui ci si possa oggi imbattere è quello del sedicente antifascista unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. Allora. E questo è Scurati, che ha dato del fascista a una non fascista. La Meloni non è fascista. Quindi tu non avresti... il tuo discorso era contro la par condicio. Meraviglia Sgarbi, meraviglia assoluta Sgarbi, non è meraviglia assoluta. Così, però. Te lo ricordi non l'avvocato Sinagra? Così. Te lo ricordi l'avvocato? Sì, come Sinagra, certo. Il mitologico sì. Avvocato. Si era arrabbiato anche si lui. Si era molto arrabbiato, volta. Senti. Mi dispiace. Senti. A me dispiace quando uno si arrabbia. Senti, però. Senti l'avvocato, senti l'avvocato. Il 28 di aprile, che è la ricorrenza che tutti noi sappiamo, siccome io sono un eversivo, un sovversivo, sono soggetto molto pericoloso, faccio celebrare ogni anno una messa in memoria dell'anima di Benito Mussolini e di tutti i caduti militari e civili della Repubblica Sociale Italiana alla chiesa dei sette santi fondatori a Piazza Salerno a Roma. Così la dico, se è avvertita, se fanno vedere pure a loro. Fa fare una messa per Mussolini, signor Sinatra, l'avvocato Sinatra. L'avvocato Sinatra. Fa fare una messa. Fa fare una messa. Avete chiesto. Avete Bruno da Frosinone. Oltre a mandare in onda, hai segnalato, hai denunciato. Ma perché devo denunciare? Perché me ne frega a me di denunciare? Denunciare alla procura di Milano. Bruno da Frosinone, vai Bruno. Eccolo, buonasera, posso? Dimmi. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Non ce ne frega niente del buonasera, Bruno, non rompere i coglioni, forza, andiamo avanti. Allora, senti, io volevo dire che io il 25 aprile, come penso tanti altri italiani, San Marco, innanzitutto perché ma mio figlio si chiama Marco e sono Marco. Vabbè, ma tu sei poi un fascistone dichiarato, mi sembra, Bruno, no? Cioè, può festeggiare quello che vuole. Tu sei amico, sei fan del pelatone o no? No, fan, sono proprio il figlio. No, il figlio non credo, sei un fan del pelatone. Lei, Luca, di chi è figlio lei? Sì. Di chi è figlio lei? Possiamo forse immaginarlo tutti con un minimo di con un minimo fratello. Di pensiero. Di allora, chi sia figlio lei evidentemente lo immaginiamo tutti. San Marco è il patrono del battaglione San Marco, che è uno dei nostri fiori all'occhiello dell'esercito italiano. Vabbè, Bruno, non ho capito. Allora, abbiamo saputo che tu il 25 aprile festeggi San Marco invece di festeggiare la liberazione. Vabbè, dunque, l'ultima cosa, posso farmi dire l'ultima cosa? Il 25 aprile 1874, ben 150 anni fa, oggi che nasceva Guglielmo Marconi. E chi se ne fotte? Ciao Bruno. Ester da Milano, che voleva lui. Giù Bruno. Ester, dimmi. Senta, io volevo dirle dimmi, che Ester, lei dimmi. Ha la faccia di tanti poveri cristi, migliaia di ragazzi che hanno combattuto per questa giornata. Lei brava, ha la libertà di sputtanare tutti quelli che le fa comodo, anche come un villano di quelli di prima riga. Ma che dice questo? Il suo direttore dorme se non la corregge un po'. Ma che dice? Io mi leggo sotto lì finché viene fuori e lo graffio tutto. Ma che dice? Va questa? Bene, perché ora questa è sempre più pazza. Ma questa tu sei buonasera, completamente pazza. Tu sei pazza, sei diventata pazza ormai, pazza totale. Gianfranco da Torino, vai Gianfranco, dimmi. Dimmi Gianfranco. Pronto? Dimmi Gianfranco. Pronto? Dimmi. Pronta. Ciao. Ciao. Volevo soltanto dire una bella cosa. Sentiamo. A voi due. Dimmi. Mi hanno liberato dai fascisti il 25 aprile dalla Germania. Sì. Però mi hanno messo in mano gli americani. Ah, beh, gli americani. Le loro basinato. Però gli americani non sono uguali ai fascisti e ai nazisti, Gianfranco. No, ma questa è libertà.
Hanno preso dal territorio che non era loro, sono sorpresi e boom. Gianfranco, metti bene il telefono però, Gianfranco, metti bene il suo telefono. Si riprenda anche, si riprenda un po', poverino. Dimmi. Si riprenda. Ma il deficiente di Hitler. Questo ha bevuto sicuramente. No, non solo. Sì, ho bevuto tanto. Lo vedi che ma noi beviamo sempre insieme, no, Parenzo. Sì. No, Parenzo noi non credo. Noi beviamo insieme. Non credo che tu bevi insieme a Parenzo. No, non mi risulta che non ci siamo mai neanche conosciuti di persona, per fortuna, per fortuna. Ma per fortuna! Sai com'è? Io, quelli che vanno rubando all'aeroporto di Roma, sì, non ne vorrei conoscere nessuno. E invece ma cosa c'è dopo in giro? Non lo so, non ho capito. Questo ha bevuto, questo è ubriaco totale. Fassino, questo è ubriaco totale, questo è completamente ubriaco. Gianpaolo da Brescia, vai Gianpaolo, dimmi. Poi, no, stavo ascoltando prima. Questo è un altro ubriaco, questo è fatto. Ma che cazzo c'avete oggi, ragazzi? Tutti ubriachi, fatti, ma che è? In festa. No, hai bevuto, hai fatto, ti sei fatto di qualcosa, che hai fatto? Non so, probabilmente tu, io no. Ma no, c'hai la voce impastata, Enzo da Roma, fermo. Ma hai gente in gallina, ha mangiato, bevuto tutto il giorno, gente che non fa niente. Il parere di Parenzo, su un interrogativo che mi pongo da un po' di tempo. Questo è quell'idiota, è il solito idiota questo, sì, ho capito chi è. Fammi parlare, se è il solito idiota complottista, è l'idiota complottista, questo è il coso della voce. Fermo. Se mi parla al telefono con la zanzara da pallotto 0024 0024, oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Poi Parenzo, volevo solo dirti che se il dottor Del Debbio ha riconosciuto Nebbio lo Schierato nella sua trasmissione, vuol dire solo una cosa, cioè che il partito della Gaina è sempre più vicino alla sua fondazione. Nebbio lo Schierato, ministro delle finanze e dell'economia. Avanti tutta, spingere! Non vedo l'ora che i bagni del terzo sesso diventino obbligatori in tutta Italia, così da applicare in maniera ancora più estesa la teoria tamburiniana, senza indugi. Parenzo, quando cago ti penso. Ragazzi, sto per cominciare un turno di 11 ore di lavoro per guadagnare la bellezza di 60 euro. Indovinate un po' cosa me ne frega del caso Scureggiati? Una beata minchia. Ma datemeli a me 1800 euro che vado con la ciola di fuori su Rai 1 a reti unificate. Cazzo, io dovrei pagare i contributi per vedere il Mark Block della Salaria. Ma andate a fare in culo. Allora, a proposito di cagate e di pisciate, il signor Parenzo, come al solito, a quest'ora si assenta, è andato a pisciare o a cagare anche lui. Cioè, è sempre a quest'ora, dopo tre quarti d'ora circa di trasmissione, da quando è iniziata, sono passati adesso 45 minuti, eccolo qua, sei andato a pisciare come al solito, no? Sei andato a pisciare, as usual. Ho avuto una... Sì, sì, sì. Quello che tecnicamente si chiama... Evacuazione urinaria. Mamma mia, non hai sentito i messaggi che ti hanno rivolto gli ascoltatori? No, i messaggi gentili che ti hanno rivolto gli ascoltatori. E poi stavo, se vuoi saperlo, l'ultima cosa che ho fatto è la pipì. Ma inizialmente, quando tu hai dato la linea giustamente al Radio Giornale, magistralmente diretto da Barisoni, da Tamburini sempre, non sbagliare. E da co-diretto, diretto da Tamburini, con la direzione responsabile di Tamburini e con la direzione esecutiva. Di Barisoni, allora, diciamolo così. Sì, che non si capisce un cazzo che vuol dire. Comunque, andiamo. Non lo so,
io, questo dirlo alla zia. Io sono andato a fare sì. Mentre tu hai dato la linea, io con un orecchio ascoltavo il radiogiornale sì. come sempre faccio. Sì, sicuro. E poi e così sì. poi e poi sono e intanto ho tagliato le fragole sì. perché questa sera ho delle persone a cena. Ma sti cazzi, ma che cazzo ce ne frega a noi? No, mi hai chiesto. Ma che io ce ne frega a noi? E ho tagliato le fragole, sì. ho messo un goccio di vino rosso, ma molto buono, un Cabernet sì. Franc, sì. lo zucchero sì. e le ho tagliate che fa malissimo, fini, tu... che fa malissimo no, lo zucchero, che fa male, malissimo. Tu che fai fa male. Male, ma chi se ne frega? Allora, allora fa culo, perché devi mangiare una tu. Una frase pronunciata. Comunque, fragole al vino. Vabbè, le fragole al vino, ma non sono una roba. Ma le fragole al vino sono una roba oscena. È una roba oscena. Siccome mangerò verso le 9, 9 e 10, sì. messe in frigo adesso consentono di rilasciare quell'adorabile sughetto sì. che poi uno ci mette sopra. Quindi insomma è una cosa molto buona. Allora, la signora Gruber, tua ospite l'altro giorno in trasmissione, ha detto sì. una cosa che francamente sì. la trovo ridicola. Si è fatta una domanda. Le ragazze, quelle che fanno la prostituzione virtuale, OnlyFans, quelle che fanno il porno, certo. non andrebbero... Queste ragazze non andrebbero a friggere gratis per McDonald's, perché invece forniscono gratis il culo a Pornhub? Cara Gruber, devi sapere una cosa, che se uno fornisce il culo a Pornhub non è gratis. Lei dice perché rimangono le immagini. Con quelle immagini queste ragazze qui guadagnano, sarà poco per te, ma sarà sempre di più o sempre meglio per loro che friggere gratis o comunque friggere le patatine da McDonald's, chiaro? Ma come si fa a non capire che è evidente ragione, che queste qua che fanno OnlyFans vengono pagate profumatamente? Te l'ha detto anche la signora Comi ieri sera. Vengono pagate profumatamente queste signore, e dunque c'entra? Rinunciano a uno stipendio da 1200-1300 euro. Saranno e non giudicano tutto questo una tortura, non lo giudicano una schiavitù, no, non lo giudicano in nessun modo. Perché si deve mettere lei, tu e altri a giudicare il lavoro di queste signore? Dave. Come ti ha chiamato? Dave. Signora Michelle Comi ti ha chiamato Dave, ricordatelo sempre. Dave. Vabbè, non ti suscita nulla, Dave. Non ti suscita nulla, Dave. Mi innervosisce da morire, gliel'ho detto anche ieri. Io mi chiamo David. Allora, oggi alla tua trasmissione c'era uno scontro tra Castelli e Raimo. Sì. E il signor Raimo. Sì. Ecco, ora, questo mandalo di fronte tutto. A Raimo, anche Castelli, che per carità apprezzo, sembra Churchill. Non è Churchill, non è una cosa denigratoria nei confronti di Castelli. Sto dicendo che di fronte a Raimo, persino Castelli, che non è Churchill, ma non è una cosa contro Castelli, sembra però un gigante del pensiero, un gigante assoluto. Senti. Secondo con questo testo, io ho giurato sulla Costituzione. Ma aggiustate l'audio pure voi. Produrmi un documento ufficiale di un quale faccio valore. Faccio l'insegnante a scuola tutti i giorni ho presente lei, la Costituzione. Mi proponga un documento in cui ho giurato sulla Costituzione, me lo faccia vedere e poi si dichiari per favore anticomunista. Sì, ma li volete mettere bene sti microfoni? Volete aggiustare sto audio? Che cazzo di audio avevate lì? Ma che roba è? La 7? Non avete i soldi per fare un collegamento con Castelli, porca puttana? È lui. Ma è lui, no, che non è Skype. Lui. Ma noi che cazzo tutto. È Skype? Noi abbiamo tutto. Ma mandate imbecille. Una telecamera, no noi Skype. Per lui risparmiare. È lui per risparmiare. Come ti permette? Ma come ti permette? È lui che ha voluto fare con Skype. Comunque, era lui. Se avete capito. Avevamo persone collegate da tutta Italia, gente collegata da New York, coglione, c'era un inviato collegato da ma New York, inviato, abbiamo seguito in diretta l'ingresso a Trump, al processo, questo abbiamo fatto. Allora, Castelli ha detto una cosa molto semplice per prendere per il culo Raimo, lei ha mai giurato sulla Costituzione? Perché Castelli da ministro ha giurato sulla Costituzione, quell'altro ha mai giurato sulla Costituzione? Mai, quello almeno ha giurato sulla Costituzione, dunque è più democratico Castelli, se uno guarda il giuramento sulla Costituzione, rispetto a Raimo, ancora. No, nel senso a me sembra strano che una persona come lei con una capacità dialettica così bassa abbia fatto il ministro. Abbiamo avuto tanti ministri e anche lei, insomma, pensavo che un ministro avesse una capacità di ragionamento appena più alta. Ha fatto il liceo classico anche Castelli.
Ma io sono totalmente antifascista, perché vede, io odio tutti i fascismi, soprattutto i fascisti rossi. Li odio, non li sopporto. Lo dica dai, anche vabbè, lei, vabbè, per esempio, okay. Cosa pensa? Vabbè, dice Raimo, vabbè, ha fatto benissimo Castelli a dire: io sono contro tutti i fascismi, ma soprattutto quelli rossi. Benissimo ha fatto. E quello dice: vabbè, allora, vabbè. Franco da Nettuno, vai, Franco, signor Franco. Franco da Nettuno è fascista, Franco da Nettuno. Sì, certo. Ma come mai Parenzo sta lì in studio? Non sta a festeggiare oggi, non è la festa sua. Ma che c'entra? Sì, lavora, stamattina lavora, stamattina è andato. Come lavora? Oggi è festa, se oggi è festa, il 25 aprile. C'è gente che lavora anche, Franco. Franco, c'è gente che lavora anche il 25 aprile. Io, per esempio, sto lavorando, Parenzo sta lavorando. I fascisti lavorano oggi, perché non è festa loro. Ma dunque tu lavori? No, io dunque sto... tu lavori? No, io no. Perché no? Tu sei fascista? Perché io sto male, purtroppo. Ah, però stai, male. Stai male. Se stavo bene, che non c'hai? Che hai, che hai fatto stavolta? Ti è presa la febbrina? Sono sempre a combattere con quell'incidente cruciale. Parliamo bene. Ha avuto un incidente alla gamba. Però un fascista schifoso. Io ho sempre lavorato. Io, se non avevo fatto un incidente, oggi lavoravo. Perché non è festa mia. Non è festa tua, vabbè. Ma poi mi voglio rivolgere a tutti quei deficienti che hanno fatto la manifestazione oggi a Roma. Ma perché? Chi manifesta? Ma perché non vanno in Palestina a manifestare? Ma noi che cazzo ce ne frega dalla Palestina libera? Questo è vero, questo non c'è tutti i due. Ma noi che cazzo ce ne frega? Ma manifestare di quello che vuole, basta che non sia violento come sono stati. Questo però dici di fondo che c'entra la Palestina con la libera, con la FAI, con il 25 aprile non c'entra nulla. Non c'è, questo va detto forte, il fascista non ha torto, il fascista Franco. Ma come è diventata una moda manifestare a Roma? E allora fanno bene i poliziotti che vengono a manganellare. No, ma adesso lascia perdere, lei ha un'attitudine un po' fascistoide, diciamo che a lei piacciono molto i manganelli, le botte, giusto? A lei piacciono molto i manganelli, Franco, perché giusto? Perché devono manifestare a casa loro, no qua. Ma chi devono a casa loro? Allora, casa loro? Quella è casa loro. Sono italiani che manifestano qua. Quelli sono italiani, non sono alcuni saranno anche palestinesi, non lo so, magari saranno italiani, non credo. Pochi. Ma vogliono la Palestina libera, ma perché non vanno a manifestare in Palestina? Ma l'Italia che può fare? E io sono assolutamente d'accordo con lei in questo caso. Incredibile. E tu sei d'accordo con Franco da Nettuno, camionista che ti conosce con bene? Franco da... No, non voglio essere d'accordo con Franco. Lo ha detto una cosa. Stranamente, in un anno ci sono 365 giorni. Può capitare anche a un idiota su 365 giorni dire una cosa di buon senso. E tu consideri un idiota Franco da Nettuno? Totalmente. Un idiota. Però, come tutti gli idioti, può avere ogni tanto un lampo, non dico di intelligenza, nemmeno ma di razionalità. Nemmeno di genio. Genio non esageriamo, razionalità. Cioè, ha detto una cosa normale, ma perché questi protestano per la Palestina il 25 aprile? Sì, che cazzo c'entra? Questo protestate, giusto, ricordate la festa della liberazione dal nazifascismo. Anche il fascista Franco da Nettuno dice ogni tanto, perfino. Scusa, io lo direi, ti chiedo scusa, ti correggo. Sì. Anche l'idiota fascista Franco da Nettuno, perché non dici le cose correttamente. Noi dobbiamo essere corretti. Noi dobbiamo essere. Noi dobbiamo essere corretti quando parliamo. Sì, perché facciamo i giornalisti. Persino e quindi l'idiota dobbiamo misurare, fascista Franco. Dobbiamo misurare le parole. Sì. Allora io dico che l'idiota fascista Franco da Nettuno ha detto una cosa giusta. Quelle emerite teste di cazzo, questo lo dico io, che hanno manifestato a favore della Palestina nel giorno del 25 aprile sono delle teste di cazzo. Ma direi anche internazionali, si può aggiungere anche internazionali senza fare. Sì, perché si rivolgono a una platea internazionale. Anche su questo hai perfettamente ragione. Perché la domanda vera è: che cosa c'entra? Nulla. Nulla. Puoi protestare. Franco, tutti vuoi gli altri aggiungere giorni qualcosa? Che vuoi, ma il 25 aprile non c'entra niente. Devo aggiungere, l'ho detto mo, ma Parenzo, perché sta lavorando a festa sua? Scusa, io stamattina sono andato a deporre. Stamattina ho festeggiato il 25 aprile. Sono andato a deporre a ricordare la brigata ebraica. Ho deposto una corona con il rabbino a capo di Roma, con il Victor Fadrum, presidente della comunità ebraica. Adesso hai già detto, Franco. Ti saluto. Ciao.
Allora, c'è una polemica perché durante la manifestazione dove era presente il signor Parenzo, un appartenente alla comunità ebraica, un ragazzo, un giovane, ha pronunziato delle parole: devi fare la fine delle donne ebree del 7 ottobre, devono stuprare anche te. Parole certamente che non si devono pronunciare, non c'è dubbio. Però fammele sentire, poi ti dico nuovamente quello che penso su quello che è accaduto questa mattina, che non interessa a nessuno, alle persone normali, non interessa le piccole manifestazioni nei singoli posti. No, non l'unica interessa. Cosa che è accaduta è che meno male che c'era la polizia, perché altrimenti mettere una corona per ricordare chi è morto per la libertà, sì, sarebbe, quel gruppo di persone sarebbe stato linciato. Sentiamo se si dai sente bene. Propal. Vai. Devi fare la fine delle donne ebree del 7 ottobre! Sei un razzista! Ti devono stuprare anche a te! Razzista! Ma c'è te, guarda come te combinano dopo! Allora, questa è la reazione esagerata di un ragazzo, forse due, appartenente probabilmente alla comunità ebraica romana. Allora, bisogna dire alcune cose. Ovviamente nessuno può essere d'accordo con quello che dice. Bisogna però sottolineare una cosa che ho già detto prima. Questi signori qui sono da mesi considerati dei nazisti. Sono andati questa mattina a deporre una corona di fiori e si è presentato, dunque non in modo offensivo, non in modo violento, andavano a depositare una corona di fiori in un luogo che ricorda il contributo della brigata ebraica alla vittoria dei partigiani, eccetera, alla resistenza. Allora, questi signori, se non c'era la polizia, sarebbero stati massacrati, poi bisogna vedere come finiva, ma comunque insomma sarebbero stati presi di mira da un gruppo di signori pro-palestinesi, eccetera, che non c'entra un cazzo col 25 aprile. Dunque, dopo mesi e mesi in cui ti dicono sei un nazista, sei un figlio di puttana, stai massacrando un popolo, genocida, ti possono girare i coglioni per un minuto? Ti possono girare i coglioni? Questo è il punto. Fermi tutti. Ma Dave, ma che cosa ce ne faccio io della cultura? Ma cosa serve la cultura? La cultura non serve a niente. A me, mi serve uscire con gente che sotto 15.000 euro, che cosa puoi fare? E la palestra, e il parrucchiere, e l'abbigliamento. Ma Dave, non potrei mai uscire con un operaio che prende 1.000 euro, ma che cosa ci faccio con 1.000 euro? E dopo chi paga tutto il resto? Cruciani, vai a fare in culo, vaffanculo tu e quella scema della Comi. Quando sento la mitica Antonietta, la marchigiana, la moralista marchigiana, mi emoziono sempre, caro Parenzo. Mi emoziono sempre tantissimo. Mi emoziono da morire. Io no. Perché? Io no, ma perché? Ti rispetto anche per questo. Io no, ma ti allora, rispetto. Allora, una signora che si chiama Bompiani ha detto che Putin non ha dichiarato guerra. Sì. Non ha dichiarato da guerra all'Ucraina. Oggi. Non ha dichiarato guerra. Sì, da me oggi l'ha detto. Sì. Candidata alle elezioni europee. Ma quanto usi quella trasmissione tu oggi? Tantissimo. Ma che vuoi chiedermi diritti? Vuoi chiedermi diritti? Che cosa vuoi fare? Non ho capito. Se tu avessi nello stesso collegio la SA, e lo avrai probabilmente, anzi, no, forse no. Ma che cazzo c'hai da 10 giorni? Che sei morto? Dentro? Sai cosa? Allergico alle stronzate che sento. Sempre di più. Ah, quelle della Bompiani stai dicendo? Quelle della Bompiani? No, in generale. Scusate, ma se tu avessi nello stesso collegio da votare il generale Vannacci e Ilaria Salis, per chi voteresti? Cioè, te lo dico in maniera, te lo chiedi in maniera molto semplice. Nello stesso collegio hai il generale. E ce l'avrai nel tuo collegio, generale Vannacci, che è candidato in ogni circoscrizione. Ma ci sono anche altre possibilità nel mio collegio. Però metti che tu devi scegliere Vannacci, prima di morire. Mettiamo gli Stati Uniti d'Europa. No, ma lasciamo. Ci sono tante cose. Mettiamo che tu hai due possibilità. Calenda, c'è il PD, vabbè, tante cose. Hai due possibilità. Vannacci, Salis. C'è Forza Italia, c'è tanta roba nel mio collegio. Ho capito, tu hai due possibilità. Vannacci, Salis, per chi voti?
Non l'ho capito. Hai due possibilità, Vannacci, Salis, per chi voti? No, ma non è un gioco per da chi fare, voti, perché, ma perché no? Perché non lo dici chiaramente? È un arachiri, no, Vannacci io mai, ma neanche e dunque la Salis, ma e dunque no, Salis. No, 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 no. Ah, la cacciatrice di nazisti, la cacciatrice voto. Di nazisti non la, non la c'è voti. C'è anche l'opzione del non e come voto, mai diciamo, non la voti la cacciatrice di nazisti? Dai, su. No, intanto non è cacciatrice, perché non diciamo che non e che sono cosa, figure che cosa andava a fare? Scusami, io ho detto solo che cacciatrice di nazisti. Ho detto che è cacciatrice di nazisti, non ho detto nessuno niente di particolare. Io ho detto semplicemente questo: non è che ho detto che ha picchiato o ha partecipato a qualcosa. Io ho detto semplicemente che è una cacciatrice di nazisti perché andava lì. Che cosa era andata a fare a Budapest? Andava lì a fare a giocare, delle manifestazioni. A giocare a briscola. A giocare fare a briscola. Manifestazioni contro i nazisti è sempre positivo, però questo, sì, ma questo era ricordiamolo. Appartenente a un gruppo, comunque vicino a un gruppo. Che dichiaratamente, sì, esatto, voleva picchiare i nazisti. Cioè, quello, c'è da quel gruppo lì, ma è tanto, e come sai, è lontanissimo da me. Io, come sai, Enzo non sono una persona violenta in nessuna, Enzo da Roma. Eccoci qua. Allora, dimmi. Faccio una premessa. Sì. Io amo il popolo ebraico, sì, per quello che ha aiuto subito, per l'intelligenza che esprime. Allora? Però mi devo. Mi sono interrogato sul fatto che tutto il panorama dell'informazione italiana mondiale è strapieno, sì, di ebrei. Ah, è pieno di ebrei, sì. Cioè, tu sei un compagno, è pieno di ebrei. La sette, l'87% è fatta di ebrei. Ora, no, vorreste sapere da Parenzo perché? 80%, no, scusi, 87%, no, quanto, quanto per cento? 80%, 82%. Dove l'ha vista questa percentuale? Scusi, 80% pieno di ebrei. Ho fatto delle ricerche, così per curiosità. Ma dove l'hai vista? Le ricerche, ma che ricerche sono? Vabbè, comunque, se fosse vero, prima che mi incazzi, ma no, vabbè, da, comunque, da prima che mi incazzi, scusa, perché là, anche una voce tranquilla, vedi? Parenzo, prima che mi fallo incazzi, parlare, fallo parlare. Poi chiedigli tu, per favore, da dove, dove preso ha trovato questo dato dell'87%, poi porta troia, chiediglielo tu. Sì, piacere. Io chiedo io, scusi signor Enzo, dove, sì, ha trovato questo dato dell'80%, sì, della percentuale di ha ebrei presenti alla sette? Dappertutto, e sulla mia libreria, io ho una biblioteca di circa 12.000 gabinetto, la tua libreria è un water degli anni 30, un water, tu sei un water. Come tu sei mai? Un water. Tu io non vorrei che librerie ci fosse una massoneria. Tu sei, no, tu sei un una massoneria c'è. Non una vorrei. C'è. A dove? Sono massoni o ebrei? Però scusa, sono massoni o ebrei, però? Perché diverso. Ma sono tutti, è tutto uguale. Carità, io sono contento perché io ho tanti amici ebrei, e ripeto, li amo. Allora, perché hanno un'intelligenza sovrumana, ma non guarda a Parenzo, aiuto, altro cosa questo qua. Altro, gli ebrei veri hanno la capoccia. Vabbè, allora? Allora? Allora niente, voglio sapere sto mistero. O lo so apparenza, no, ma non è vero che l'80% sono ebrei, alla sette. Non è vero, è falso. No, no, è verissimo, è verissimo. No, ma dove lo trovi sto dato dell'80% alla sette? Oh, santo Dio. Cioè, signor Mentana, d'accordo, signor Parenzo, poi a me non mi risultano altri. Sì, Mentana, no, comunque sembra anche lui. Sì, non lo so, ho detto. Poi? Poi chi c'è? I nomi non me li ricordo, Mieli. Ma non, ma non c'è niente, non, sette, non c'è niente, Mieli. Nulla. Non lavora, no, ragazzi, sette, no, ma fa a capirsi. Ma non lavora la allora, sette, se fosse vero. Se fosse vero, mettiamo che sia vero, allora? Mettiamo che allora, non è vero, però, ma non è vero, perché non è vero, non può essere vero l'80%. Lei si rende conto che sarebbe un dato assurdo rispetto alla statistica anche nazionale, diciamo, no? Cioè, quanti sono gli ebrei in Italia, David? Scusami, quanti sono? Tu lo sai, quanti sono? In percentuale? 15, 30.000. 30.000, dunque, è pochissimo rispetto ai milioni. Appunto, di... allora, sono un quattrocentesimo della popolazione. Tu stai dicendo che occupano la rete televisiva, stai dicendo. Ecco perché Israele non mi piace, neanche sotto questo aspetto. Ma che c'entra, scusa? Ma che c'entra? Ma noi, perché dietro è ovvio che ci dovrebbe essere Israele, no? Perché è un idiota? Perché è un idiota, esattamente per questo. Esattamente perché è un idiota. Esattamente per questo. Ciao Enzo, vai a fare in culo. Ciao. Per dare un po' di... Beh, ah no, dopo, lui dopo, dice dopo, ciao dopo, Enzo, dopo. Vai a fare in culo. Sì, e lui dice e lui ciao. Dice sì, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Tipo, è tutto così, capito? Eugenio, provincia di Grosseto, poi ti presento un sindaco. Un sindaco che già conosci. Che oggi, giusto appunto, è stato invitato da me per il 25 aprile. Eugenio, provincia di Grosseto, vai. Eugenio. Beh, Eugenio da Capalbio, per l'esattezza. Come, scusami? Volevo sapere cosa pensava... vado subito al dunque perché so che non vi piacciono le premesse. Sì, bravo, dimmi. Voglio sapere che cosa pensa Parenzo del petardo che è
realtà che è esploso dentro lo zaino di quella povera ragazza con la kefia in piazza. Se è accaduto è gravissimo. Io però non l'ho visto, ma se lei me lo dice ci credo, ed è una cosa molto grave. Se questo si è dovuto sfilare lo zaino in fretta e furia, poi è esploso, Sono rimasto lì meno di un'ora, perché poi mi hanno scortato fuori. E caro Eugenio, come lei sa, non riesco a capire, ci sono, portare la bandiera della Brigata Ebraica in Italia è molto pericoloso, questo è l'unico dato certo, hai capito? Eugenio, caro Eugenio, amico mio, io in particolare, ma anche Lorenzo, siamo contrari a qualsiasi forma di violenza. Figuriamoci se uno può essere d'accordo con qualcuno che lancia un petardo contro qualcuno. E chiaramente è una cazzata, anche perché passi subito, siccome prendono questi episodi qua e poi li fanno diventare la violenza degli ebrei a Roma contro quelli che manifestavano, queste puttanate mai viste, e anche perché passi subito dalla parte del torto. Dunque non... Io dico solo che da una parte vedevo una serie di ragazze un po', diciamo, sconclusionate, gridare cori pro-Palestina, dall'altra vedevo un servizio d'ordine militarizzato che sembravano usciti da una c'era la polizia per proteggere anche le istituzioni comunitarie, il suo presidente, il rabbino capo. Scusami, Eugenio, l'unica cosa reale è che questi signori che appartengono a Cambiare Rotta, queste organizzazioni studentesche pro PAL, hanno poi diffuso un comunicato in cui danno del liberal sionista al qui presente David di nome, Parenzo di cognome, e in cui lo additano come a capo di questo gruppo di persone che gridavano allo stupro, che lanciavano oggetti contro i pro PAL. Li querelo tutti. Questo è il punto. Ricevo minacce da ore. Andiamo avanti. Infamità. Giovanni da Vico Equense. Giovanni, dimmi, mi senti? Non mi senti. Edoardo da Roma, vai. Cruciani, di cazzo. Dimmi, ascolta un po', Cruciani. Allora, me non mi fai né caldo né freddo. Comunque, dimmi. Allora, finalmente ti ho davanti. Sarebbe meglio, nel senso, non mica per picchiarti, io non picchio mai nessuno. Io sono non violento, per la non violenza. Vabbè, Edoardo, che vuoi? Dai, stai prolungando la tua presenza qui per fare un po' di esibizionismo. Visto che hai deciso di andare non del 25 aprile, invece di andartela a fanculo, tu insieme a quell'altro pupazzo di Parenzo, tu mi devi fare tutta una puntata dedicata al 25 aprile. Devi mettere bella ciao a ripetizione. Ma che vuole questo qua? Non ho capito. Ragazzi, ma perché mi avete chiamato questo imbecille che non ha niente da dire? Non ha nulla da dire questo Edoardo, non ha niente da dire. Sei solo un esibizionista. Ma ti dico che non sei efficace. Non funzioni. Perché non ne parli più di Vannacci? Non funziona. Abbiamo con noi un sindaco speciale, ve lo annuncio attraverso questi meravigliosi audio prodotti da codesta trasmissione. Vai regia! Ma lei è anche a favore dei matrimoni gay, per caso? Per carità, a me non mi interessa. Allora, parliamoci chiaro, a me non è che mi interessa quello che fa a letto un'altra persona, però far diventare la cosa normale, ecco, lì sono contrario. Perché lei non pensa. Secondo lei non è normale la cosa, non è normale. No, non è normale. Torno al discorso religioso, Dio ha detto andate, moltiplicatevi, non andate, prendetela nel culo. Ognuno può fare quel cazzo che vuole a casa sua, io non so sindaco. Niente, se tu non cruciali ma pensa che tu non lo fai, con Parenzo, a me non me ne frega niente, capito? Però passi che sia una cosa normale, questo dico. Scusi, secondo lei io non sono omofobo, non so niente, io sono uno che lei è un asino come quelli che alleva. Però scusi un attimo, secondo lei metterselo in quel posto non è normale? Cioè, una persona, la sodomia, la famosa sodomia. Ma per me non è normale, non è normale, poi se due persone lo ritengono normale sono pregate di farlo e di non rompere le scatole.
ho delle pretese strane. Mi sposo, voglio avere i figli, voglio avere qua, voglio, ecco, quello lì. Ecco, quello lì, secondo lei, secondo lei avere i figli, secondo lei avere i figli, i gay non li possono avere, cioè non possono adottare i figli, secondo lei, per carità di Dio, l'adozione dei figli. Allora, due uomini non possono far da mamma e due mamme non possono far da babbo. C'è mica niente contro queste persone. Okay, ma lei dice che non è normale, però non è normale metterselo nel culo. No, non è naturale, non è, è non contro natura, secondo me. Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, buonasera. Buonasera Giuseppe. Buonasera, eccoci buonasera. Qua, caro Parezzo, eccoci non qua. Non c'è allora, nessuna buonasera. Perché nessuna non è buonasera? Buonasera? L'ho capito perché. Un povero esibizionista mascalzone. Mascalzone è gravissimo. Ma è stato un incursore. È stato un incursore della Folgore. Uno che ha servito il paese. Che cazzo hai fatto tu? Te lo dico io dove deve fare l'incursore. È una brutta persona. Ma perché una brutta persona proprio, che ha detto per non ho capito per quello che ha detto è una posso dire che è una brutta persona. Beh, dia, secondo brutta me persona. Questa può essere una bella occasione per chiedere scusa, ma quando mai ma va figuriamo vuole chiedere scusa lei signor Giannini non c'ho nulla da farmi perdonare, io non ha nulla da farsi perdonare il sindaco, le espressioni orribili sono stato nella sua città, posso dirti una cosa, posso dirti la verità, sono stato nella sua città a Pennabilli, non ci vado fino a quando governa lui, non ci vado, ma che dove cazzo è Pennabilli? È in provincia di Rimini, sull'Appennino tosco emiliano, sull'Appennino emiliano, fino a quando c'è lui. Ma perché? Ti è un posto accogliente, un posto bello, ma perché non vuoi andare? Non ho capito, ma perché non vuoi andare? Perché se i cittadini di Pennabilli hanno scelto questa persona per rappresentarsi, per farli rappresentare, io preferisco non andare, ma ho il diritto di no. Però non dico di non andare, io non è che sono per il contrario. Forse hai paura di venire a Pennabilli. Esatto, sì. No, sì, hai paura, cosa c'è a Pennabilli? Guarda che non c'è un cazzo da vedere, c'è nulla, c'è un museo, c'è un cinema, cosa c'è? Innanzitutto buona cucina e belle gnocche. Belle gnocche. Bastano quelle? Vabbè, a lei sindaco piace molto la figa, giusto? È certo che mi piace. Cioè, nel senso che lei la preferisce sopra tante cose, diciamo, no? Esatto. E sopra tante cose. Lei lo dice anche orgogliosamente, perché oggi non si può dire più un cazzo, praticamente. Se uno dice quella è una bella figa per strada. No, si può dire. Bisogna rispettarle, non si può usare violenza, perché se c'è una donna me la deve dare per compassione, che se la tenga pure, piuttosto mi ammazzo di seghe finché non mi si stacca. E poi lo do da mangiare al gatto. Signor Giannini, ma tu ti rendi conto? No, non fa ridere. È il numero uno assoluto. Posso dire una cosa? Scusi, secondo lei le donne oggi hanno paura di ricevere un uomo rischia quando fa un complimento a una donna ormai? Con questo politicamente corretto che c'è in giro? Sì, si rischia veramente. Rischia. Sì. Lei qualche volta vede. E anche per quello che sono diminuite le coppie vere, i figli. Cioè, sono aumentati i froci, dice lei. No, non dico i froci, dico. No, questo lo dico io. Ok, l'hai detto te. Va bene, cioè, ci sono più omosessuali secondo lei? Oggi. Certo, oggi sono più omosessuali, ma ci perché sono anche. Perché secondo lei ci sono più omosessuali? Non lo so, forse hanno paura delle donne. Cioè chi? Gli uomini? Gli uomini hanno paura delle donne. Cioè. Anche il fatto di arrivare a fare dei complimenti e prendersi delle denunce, perché può succedere benissimo. Beh, sì, assolutamente. Ormai può essere una cosa che frena. Ecco. Cioè, anche uno oggi uno non può dire guarda che bel culo che hai, no? Se no puoi passare un guaio. Diciamo. Beh, io non lo dico mai, lo penso. E poi io le donne, ovviamente, quando ne ero sposato, le corteggiavo in modo diverso. Non sono sconcio con le donne, sono un signore con le donne. Assolutamente, però non mi dica adesso che lei è da sposato. È molto volgare. Non mi dica lei da sposato, però non fa nulla. Non mi dica questo, è fedele al 100%. 100%, sono felicemente sposato. In testa, diciamo, è fedele formalmente. No, sono fedele. Vabbè, senta, lei si dichiara antifascista? Perché mi devo dichiarare antifascista? È sindaco di una città. Io non sono anti niente, io non mi dichiaro anti. Come se io dovessi entrare in una chiesa cattolica, magari mi dico no, ti devi prima dichiarare antimusulmano. Io non mi dichiaro antimusulmano perché non sono contro i musulmani. Se devo andare con una donna mi dice tu ti devi dichiarare anti-gay, io non mi dichiaro antigay, io sono in pace con tutto il mondo, io non mi dichiaro. Lei non è antifascista, però diciamo. Non è antifascista lei. Io non sono antifascista, io sono propositivo, io sono sì, pro però delle oggi, cose. Oggi sindaco, uno vuole la dichiarazione di antifascismo. Io non la do sicuro. Non la dà sicuro. No, assolutamente.
lui dovrebbe giurare sulla Costituzione. E la Costituzione, infatti, io giurate sulla Costituzione e la rispetto. La Costituzione da chi, la rispetto. Da chi è firmata la Costituzione? Sì, ridimmi le cazzate dall'altra volta, di chi è firmata da non chi conta. Firmata? E se voi sapete la Costituzione, sono tante cose che io non approvo, però io la rispetto perché ho giurato sopra. Ma ti credo. Ecco. Però lei non si vuole dichiarare antifascista? Assolutamente no. E che pensa del 25 aprile, che sia una festa rossa dominata dai rossi? Ma, allora, io oggi per esempio ho festeggiato era l'anniversario del reggimento San Marco, era quindi oggi sì, 25 aprile San Marco. Comunque, è libero. Quindi voglio fare gli auguri a tutti i fanti di Marina, i Marò e i Lagunari del San Marco. Sono più importanti quelli del 25 aprile della Resistenza, dice lei. Ma il 25 aprile è la Resistenza, ho capito, ma il 25 aprile alla fin fine storicamente non è nulla il 25 aprile. Il 25 aprile nel calendario non c'è nulla. Se avessero vinto quelli come lui, avrebbero vinto le camicie nere di Hitler. Avrebbero vinto, perché la Repubblica allora Hitler già aveva le camicie brune proprio. Il fascismo non c'entra niente con il nazismo. Io sono contro, sono antinazista. La Repubblica Sociale Italiana era sostenuta dai nazisti. Questa è la storia. Sì, va bene. Comunque il 25 aprile storicamente non c'è niente. C'è stato solo un proclama di insurrezione generale da parte dei partigiani. No, questa storia. Come li consideri i partigiani? Come li consideri? Che hanno preso le armi. Facciamo finire di parlare lui, perché sennò non si sente cosa voglio dire. Per me i partigiani, questo è un sindaco, ti rendi conto? Sì, sono un sindaco, orgogliosamente sindaco. I partigiani, secondo me, dicevano che erano sulle montagne a combattere. Sulle montagne vai a osservare gli scoiattoli, certo. Prima cosa. Loro erano sopra le piante, che si nascondevano sopra le piante, tremavano come delle foglie, tremavano dalla paura. Non tremavano niente, perché scusa, mettiamoci d'accordo. Hanno fatto dei mucchi di ghiande così a forza di tremare, sotto quelle querce, un mucchio di ghiande così. Lei con chi si sarebbe schierato all'epoca? Con la Repubblica Sociale. Lei si sarebbe schierato per l'onore d'Italia, certo. Ma scusi, lei per essere talvolta nella vita bisogna sapere anche lottare, è anche sopravvissuto. No, nella vita talvolta bisogna anche saper lottare anche senza speranza di vittoria per difendere. Cioè, lei sarebbe morto nella Repubblica Sociale, sarebbe stato orgoglioso di morire. Avrei venuto caro la pelle, sarebbe morto per il baffino. Sarei stato orgoglioso innanzitutto di difendere la bandiera e salvare l'onore d'Italia. Poi se Dio mi dava il privilegio di morire, io sarei stato contento. L'orgoglio italiano. Però scusi, tutti quelli che si sono schierati dall'altra parte per lei sono stati dei traditori. Allora, quelli che sono schierati dall'altra parte tutti sono spazzati di essersi schierati che erano partigiani. Ci sono delle persone che erano magari militari di carriera, non è un bel termine, però militari che erano già stipendiati, che loro sono rimasti al servizio dei loro reparti. E in quel dopo l'8 di settembre c'è stata una confusione così generale, che molti sono rimasti a combattere per il re. Sì. Quindi quelli a un certo punto hanno eseguito gli ordini. Però lei dice non l'avrebbe tradito lei no, non l'avrebbe tradito. No, assolutamente no. Questo signor avrebbe combattuto per gli stranieri, cioè per gli invasori, cioè per dunque i nazisti. Oggi non c'è niente da festeggiare. La bandiera lei italiana. Per i nazisti. Lei non c'è niente. Lei ce l'ha una bandiera della Repubblica di Salò a casa da qualche parte? No. Non ce l'ha. No. Non ho fatto l'unica sua bandiera è quella italiana. È quella italiana, che dovrebbe essere quella di tutti. Dunque, prima mi dico cosa sono anti. Io sono uno propositivo. Io sono pro. Perché il 25 aprile? Io sono un coglione. Poi detto da un altro coglione, e te siamo dietro lo stesso scroto. Io sono Ernesto, coglione destro. Te sei Evaristo, coglione sinistro. Ecco, ma scusi, Bella Ciao. Lei si riconosce nella canzone Bella Ciao? Ma questa qui è una canzone che l'hanno cantata al Festival di Spoleto nel 1964. Non c'entra niente con la Resistenza. Avevano una paura sopra quelle piante, vanno a cantare. Tremava come delle foglie. Ma è che erano dei codardi, i partigiani, non ho capito. Erano dei codardi, signori partigiani. No, i partigiani che hanno combattuto è una cosa, ma quelli che erano nascosti sopra le piante, che la maggior parte era sopra le piante, erano dei codardi. Scusi, ma che canzone è Bella Ciao? No, Bella Ciao è stata scritta da un fisarmonicista ucraino, un certo mi sembra Ziganov, come si chiama, non mi ricordo, non so la pronuncia, io sono italiano. Che ha scritto questa qui, questa canzone, che praticamente è stata presentata al Festival di Spoleto nel 1964. Rappresenta questa canzone. Ma che canzone? Cioè, meglio, che ne so, Faccetta Nera è meglio. No, ma io sono contrario anche al colonialismo che ha fatto Mussolini, per quello. Non è che. Comunque, caro Parenzo, il sindaco di Penabilli sarà uno degli uomini che sosterranno la campagna di Vannacci, da quello che so, no? O sbaglio?
Ma io ho saputo oggi la notizia, se me lo chiede lo lei sostengo. A disposizione? Sì. Io sono a disposizione, ci posso essere un suo legionario. Un io. Legionario di Vannacci. Esatto. Un legionario. Un ma che bella espressione, ma complimenti. Ma ci sono solo delle elezioni, non c'è una guerra. Ma te non sei andato con la legione ebraica oggi a festeggiare? Sì, è andato. No, con la legione. Cos'è? Mi permetta, Brigata ebraica. No, no, ma hai detto il cognome, dammi pure del tuo, non mi dar del lei adesso. Era il ricordo della brigata ebraica, che è stata la brigata fatta da ebrei che assieme agli inglesi ha contribuito a cacciare il nazifascismo. Quindi erano dei combattenti per la libertà. Allora, si chiama Brigata Ebraica. Scusate, ti voglio chiedere un'ultima cosa, caro sindaco, che è questa. Tu l'altra volta mi hai detto, quando sono venuto a trovarti appena Billy, che un matrimonio omosessuale non lo celebreresti mai. No. Il mio principio è... Cioè, se si presentano due gay al comune da te... Lo faccio sposare la dipendente preposta. Cioè, non lo faresti mai? No, assolutamente cioè, no. Cioè, non sei d'accordo con questa cosa? Sono d'accordo e i miei principi non sono negoziabili. Non sono negoziabili. Si presentano due, dici lo faccio sposare da altri. Dati, certo, se sono costretto è ovvio, io perché? Rispetto le leggi, rispetto la Costituzione. E perché non vuole, non lo faccio, contro i miei principi. Lei discrimina. No, io non dico che non li faccio sposare, non li sposo io, non li sposo, è diverso. Mica si oppone, si incatena davanti al comune, non li vuole sposare, perché lei a vedere due uomini e due donne che si stringono la mano e che si baciano, che effetto le fa questa cosa? Ma allora, due uomini che si baciano, diciamo, mentre allora, si danno... se sono a casa loro non mi interessa niente, sì. Pubblicamente mi dà fastidio, ma devo dire una cosa, mi dà fastidio vedere anche un uomo e una donna che pubblicamente si baciano, sono effusioni che si fanno in intimità. L'atto di matrimonio, quando uno si bacia, due donne, lo vede in naturale, come una cosa innaturale. Sì, ma non lo voglio nemmeno vedere io. Non lo vuoi vedere? Non lo vuole vedere. Alessandra da Milano, sentiamo Alessandra da Milano. Non lo vuole vedere, ma uno avrà il diritto di... Innanzitutto viva il 25 aprile, viva la liberazione da quei porci nazifascisti dall'Italia. Chi non lo festeggia è uno stronzo. No, chi non lo festeggia ha il diritto di non festeggiare. Ma si può dire che... Ma che vuoi imporre alle persone di festeggiare? Questo è fascismo, imporre alle persone di festeggiare. Ma che cosa? Chi non riconosce che l'Italia è stata liberata oggi, è uno stronzo. Vabbè, punto. Poi ricapitoliamo, tu adesso c'hai ospite uno, che è sindaco di una città con il nome di un mobile IKEA, che dice di essere stato nella folgore, ma in realtà è solo un folgorato, ed è pure omofobo. Quindi complimenti, Cruciani, è arrivato il momento che la gente come te, la gente come quell'altro, quello che non mi ricordo il nome, che è andato a farsi il parrucchino in Turchia, a fan club dei parrucchini, il parrucchino in Turchia. Avete rotto il cazzo, vi devono fermare. Ma perché avete rotto il cazzo. Ma non rompere i coglioni. Non è la stessa cosa dire antifascista e anticomunista. Come la è uguale. Non è per niente uguale. Come no? In Italia anzi, abbiamo avuto il fascismo. E che c'entra ancora con questo argomento ridicolo? No, è un argomento ridicolo. I comunisti hanno fatto milioni di morti. Pensate, dove milioni di morti? In tutto il mondo, ridicola. Va bene, allora sei ridicola. Guarda, no, sei tu ridicolo, che minimizzi le cose. Sei un personaggio ridicolo, sei un... No, sei tu ridicolo. Ferma un attimo, resta lì. Scusi un attimo, sindaco, lei è anticomunista? Io non sono anti niente, non li sopporto i comunisti. I comunisti no, per carità, non li sopporto. I fascisti e i comunisti. Certo. I comunisti hanno fatto delle stragi, tanti di quei morti a far paura. Anche dalle parti sue hanno fatto stragi. Dappertutto hanno fatto stragi i comunisti. I comunisti. Meglio i fascisti dei comunisti, lei preferisce. Questo è sicuro. Grazie sindaco. Fermi tutti. Di che cosa? Del delirio. Fermi tutti. Parenzo, dopo 3 anni di pippotti sui vaccini, ora non ti vuoi fare visitare la prostata? E fatti mettere un dito nel culo, cazzo! È la scienza! Your tone, injustice, and tone. Figurati se Parenzo si fa mettere un dito in culo a pagamento, ma... It's a wicked world that we live in. It's cool. It's a wicked world that we live in. Ancora it's qualche.
qualche spruzzo della mitologica Tanghera, Taghera, là come si chiama, la TikToker asiatica che impazza su temi sessuali, caro David. Taghera o Tanghera, vai regia. Due quadri molto speciali per me, voglio raccontare. Io in mia vita ho conosciuto due uomini. Uno mi trattava male, secondo mi trattava benissimo. Quindi un giorno ho fatto sporchezza, ho preso crema di uomo che mi trattava male, mixato colore e dipinto quadro. E nascosto questo quadro. Poi dopo anni di anni ho conosciuto un altro uomo che mi tratta benissimo, mi sento come donna solare. Ho fatto con lui anche sporchezza, ho visto galassia, preso crema e mixato colore e dipinto quadro. Quindi ci sono due quadri che nascosto, non lo so fare vedere questo quadro o no. Ti dico, in crema di uomo c'è genetica, storia. Io voglio che anche mia arte avesse questa storia genetica, hai capito? Se qualcuno non sa cosa è crema di uomo. No, lo sappiamo. Cetriolo quando vomita è questa. Il cetriolo quando vomita. Devo dire la verità che è una cosa che si potrebbe utilizzare anche quando parliamo di sesso. Il cetriolo quando vomita è molto meno, no? È molto meno, sì, invasivo, no, di altre cose. La signora Taghera, che forse è Tanghera, non so se è Taghera. Comunque, non mi piace, vai, come espressione. No, perché diciamo, il cetriolo quando vomita è meraviglioso, dai. Non mi piace come espressione. Aspetta, aspetta, aspetta. Io non posso essere innocente. Arte, arte, basta. Non c'è bisogno di spiegare. Ho nascosto questo quadro quasi 3 anni. Non lo so, se volete vedere, faccio vedere. Se dite no, lascia in segreto, faccio in mistero, lascio. Allora, ho qui in studio, caro David, un personaggio che... Fatti mandare la foto, per favore, fatti mandare un fotogramma, diciamo, della... personaggio che è qui presente, che io devo chiamare Mario Merdola o Merdola. Mario Merdola. Ah, Mario Merdola. Ha praticamente, tu vedrai, uno stronzo di merda che gli ricopre la testa, una specie di maschera a forma di stronzo di merda, giusto? È un grandissimo complimento, grazie. Prego, assolutamente. Che bello. Il quale è il creatore insieme ad altre persone. In quanti siete? Siamo in 10 attualmente, io sono l'ideatore. Molto bene. E di che cosa? Di una cosa che si chiama Chess Advisor. Sì. Chess Advisor, giusto? Cioè, praticamente la guida ai cessi. La guida ai cessi. Sì. Lei capita proprio in un momento molto interessante di questa trasmissione, perché noi da settimane raccontiamo il cesso tamburiniano. Raccontiamo le peripezie degli ascoltatori che seguono le indicazioni del direttore Fabio Tamburini. No, le riassumo, ma tanto lei lo sa. Abbiamo una posizione molto chiara su questo. Lei che posizione ha molto chiara rispetto a Tamburini? Per noi il bagno inclusivo è un bagno che ha l'acqua calda, che ha il coprivater, che ha il sapone, che ha una chiusura che permetta alle donne di potersi chiudere, che ha tutti i servizi per i disabili. Questo per noi è il bagno inclusivo. Sì. In base al membro o organo che tu hai, vai in quello dei maschi e in quello delle femmine. Sì, questa è la nostra posizione. La posizione, diciamo, sul terzo bagno. La vostra posizione sul terzo bagno. Però qui non si parlava del terzo bagno. Il direttore Tamburini, un giorno qui presente alla radio per via telefono, ha detto una cosa molto chiara. Se uno si trova in una situazione, diciamo, di estremo bisogno, cioè deve andare di fretta al cesso o a evacuare o a pisciare, uguale. Sì, ha detto così. E praticamente senza alcuna esitazione, prego mandare in onda il piccolo frame, diciamo, senza alcuna esitazione, mi pare di capire, no? Senza alcuna esitazione, ma non lo possiamo mandare, benissimo, lo manderemo. E senza alcuna esitazione, con grande determinazione, con assoluta determinazione, adesso mi ricordo. Con assoluta determinazione. Benissimo, si può recare ovunque. Beh, ma si può prendere un pezzo bagno, di conversazione. Nel bagno, se è un uomo, nel bagno o di una donna o nel bagno dei disabili. Allora, lei che cosa noi dice? Promuoviamo comunque un'evacuazione responsabile. Che vuol dire, scusi? Evacuazione responsabile vuol dire che ci deve essere responsabilità da chi parte, di chi fruisce il servizio e di chi eroga il servizio. Faccio un esempio: ho appena recensito il vostro bagno assolutamente responsabile, perché ci sono una serie di chicche incredibili, come ad esempio il coprico privater usa e getta. Sì, è vero, questo devo dire la verità. È una chicca molto rara, come su Italo e non su Trenitalia. Noi abbiamo recensito anche quello. Noi recensiamo bagni, promuoviamo il valore di un'evacuazione responsabile.
Mamma mia. Però non siamo dei bacchettoni, siamo d'accordo trovi? Con ma il direttore. Ma perché uno deve recensire dei bagni? Perché? Ma come, scherzi, hanno fatto una guida, la guida Pichelin 2023 by Chess Advisor. Dottor Paronzo, sa da dove deriva la parola cesso? Da dove deriva la parola deriva cesso? Deriva dal latino secessus, che vuol dire appartato. È il tempio dell'anima, il bagno, è il luogo dove noi passiamo molto tempo. Ma su questo siamo d'accordo, ma non c'è bisogno di fare una guida. Questo è il motivo per cui noi ne parliamo. C'è grande bisogno di fare una guida. Ci sono tante persone, ad esempio, chi ha il morbo di Crohn, donne con i bambini che non sanno dove andare, con la nostra guida hanno una soluzione. Sanno che si possono fidare, perché noi ci sporchiamo le mani quando entriamo nei bagni. Per esempio, noi li proviamo. Prego. Per esempio, scusi, leggo qua Boreale Caserta. Che cazzo è Boreale Caserta? Boreale è un locale di Caserta, e questo a dimostrazione della guida Fischer non ci sono solo gli stellati. Noi mettiamo vicino il paesino del Molise allo stellato. Leggo per qui, sembra di entrare all'interno di una spa. L'eleganza nel locale si ritrova interamente all'interno del bagno, che ha diverse chicche, tra cui l'erogatore di dentifricio e il doccino post evacuazione. Gli spazi sono davvero ampi, ci siamo sentiti davvero coccolati. Beh, questo è importante, per esempio. Cioè, io vorrei sapere, nessuno ci farà caso, però quando sei in un posto, quando sei nelle vicinanze di un posto, se andare in un posto dove ci sono, credo, appunto, i coprivater, il sapone, eccetera, oppure vai in un posto di merda, dove rimanere in. Scusi, però io lei non mi ha ancora risposto sulla teoria tamburiniana. Lei rispondo. Allora, come puoi vedere dalla guida, noi abbiamo un rigido protocollo, quindi siamo molto attenti, però non siamo dei bacchettoni. Quindi siamo d'accordo con il direttore in merito al fatto che se ti scappa. Sì. Solo se ti scappa e non per mero vezzo, puoi andare, ma con una piccola aggiuntina. Cioè? Nel senso che. Cioè, lei vuole fare una postilla alla teoria tamburiniana? Assolutamente sì, un corollario. Sì, qual è il corollario? Il corollario è che, innanzitutto, se vai nel bagno alle donne, a nostro avviso ti puoi mettere anche seduto. Adesso non esageriamo con le cose. Comunque, mettiamo sta postilla. Ci vuole comunque del rispetto per della chi responsabilità. Viene dopo. Dici, qualora tu decidessi di farla in piedi, alza quantomeno il coprivater. Sì. E se qualcosa dovesse fuoriuscire, prendi la manina, prendi un po' di carta igienica e pulisci. Cioè, lei dice il direttore Tamburini dovrebbe aggiungere queste cose. Assolutamente diciamo. Sì. Per essere completo il discorso, dovrebbe essere così. Cioè, lei sta dando un suggerimento al direttore del Sole 24 Ore. Suggerimento a tutti coloro che hanno alla teoria tamburini. Mi perdoni, dottor decidono merda. Di mi scusi, usufri. Dottor merda. Prego. Dottor merda, mi perdoni. Merdola. Ora, già il fatto che lei possa parlare in una trasmissione come questa mi crea un imbarazzo e un disagio che non ha idea. Ma oltre a parlare, se si permette pure di pronunciare anche la parola Tamburini. Ma perché? Scusa, lo stavo elogiando. Lo stava elogiando. Sì, ma dai. Chi? Come si chiama lui? Era l'apotema dell'aporeosi del direttore Tamburini. Ecco, esatto. Bene, allora, innanzitutto lei mi deve spiegare una cosa. Sarebbe contento di sentire il suo nome nella... Io le ho chiesto una cosa però prima, cioè non le ho chiesto una cosa, che è questa: perché lei si presenta, diciamo, al di là del vezzo, della merda, che va benissimo farla vedere, eccetera, questa maschera, ma che lei fa bene, ma non è normale. No, ma perché non è normale, anonimo? Perché non si presenta con la sua faccia? Noi siamo anonimi per tre motivi fondamentali. Allora, il primo, chi? Che siamo uno. Siamo molti professionisti la che lavoriamo. Non gira con una faccia, la con seconda, una maschera di merda. Ma guardi, le dico un segreto: questa cosa esce anche dal suo corpo. Esatto, bravo. Beh, nel senso, sì, perdona, vuol dire che lei sta rigettando in qualche modo se stesso. Così. No, ma perdonami. Se io andassi al lavoro con una maschera di merda, ma dopo 30 secondi, ma giustamente mi caccerebbero via. Ma non è che lui va al lavoro, si copre qui perché. Glielo stavo spiegando. Devi sapere che sembra strano, ma anche per chi fa il nostro mestiere abbiamo gli haters. Perché qualche recensione non è andata a buon fine e i titolari dei locali, diciamo, ci hanno iniziato. Ti faccio un esempio. Un titolare del locale ha detto: ma come ti sei permesso? Un titolare di un locale, di un bagno, ma ha detto: perché non avete messo quelli negativi qua? Perché non le mettete? Perché tutti i positivi, so che cazzo serve. Questa è la guida Pichelin, perché la guida Pichelin sono i migliori bagni del mondo. Ma adesso realizzeremo i cessi da incubo con la lista di tutti i peggiori. Non so se è una cosa che questi vi si inculano. Lo potremo fare, perché no? Siamo comunque in anonimo. E poi realizzeremo una guida international, perché abbiamo anche degli inviati internazionali, dottor Parenzo. Scusi, ma mi dica un attimo, ci sono degli stellati che hanno dei bagni di merda? Non eccellenti, non assolutamente eccellenti. Sì. Ma tipo, per esempio, che cosa manca? Ad esempio, magari mancava la carta igienica, non era perfettamente pulito, il sapone non era stato rimpinguato. Facciamo un esempio, non faccio nomi, però vi assicuro che ci sono dei bagni anche stellati, di ristoranti stellati, che non sono rientrati lì, e ci sono dei bagni invece di bar piccoli di paese che sono rientrati. È vero che avete inviato in tutta Europa?
In tutto il mondo. In tutto il abbiamo mondo. Recensioni in Giappone, negli Stati Uniti d'America. Però in posso dire una cosa, caro Parenzo, io valuto un bagno sì, anche certo. Dal punto di vista, questo è il signor Cessa Advisor. Io non ci credo che da 20 minuti stai parlando di gabinetti. Io sì, non ci voglio assolutamente. Credere, eh? Allora, io il 25 aprile poi. Devo dirti una cosa, caro, sì, vabbè, caro Pichlen, caro Cessa Advisor, caro amico che recensisce i Cessi. Io valuto un cesso anche per come scarica. Quello è fondamentale, altrimenti restano i pezzi di merda attaccati. Ma sì, ma certo. Uno se ne può anche fottere. Mamma. Nei bagni pubblici, ma anche a casa, ma lasciamo perdere a casa, nei bagni pubblici, cioè nei bagni dei locali, eccetera, se uno va là, diciamo il sifone deve funzionare alla grande, deve funzionare perfettamente. Qui per esempio sono perfetti, l'ho già detto più volte, è uno dei pregi di questo luogo, i bagni funzionano alla perfezione, cioè si scarica tutto e poi col merdolino che lei ha in mano, quel merdolino là si riesce, anche se uno vuole, a pulire. Lei pulisce oppure lascia le tracce di merda? Allora, in realtà non si vede la maschera, mi sto commuovendo, perché in realtà è uno dei punti del protocollo, la potenza dello scarico, sì, tant'è vero che nei video noi parliamo di scarico mare forza 9, quando ma è particolarmente potente, perché non è particolarmente carino scaricare e avere dei resti, mi piace particolarmente quando lo scarico è copioso, quando l'acqua è copiosa e scende, sì, il corpo sciolto in maniera rapida, sì, ed efficace. Sì, soprattutto quando lascia quelle piccole tracce, no? Quelle piccole tracce leggerissime, leggerissime, ma non troppo, che poi, ma non troppo, troppo, che poi devi le dipingi come una tela. Le dipingi come una tela dopo, no? Anch'io, io vado lì a dipingere come una tela. Poi c'è il problema di quando tu prendi in mano questa cosa qua, che l'hanno toccata anche gli altri, il merdolino, come si fa? Questo sì, certo. Allora in quel caso la carta igienica dovresti, oppure sì, ti dovresti far lavare dopo le mani, per esempio noi diciamo sono parecchi che parlano di bagno. No, io non mi lavo quasi mai le mani, posso confessare. Noi personalmente, il nostro protocollo prevede lavaggio prima e dopo. No, ma il protocollo, ma che assolutamente protocollo? Sì, deve avere tutto il tempo del mondo, andare a lavarsi, sì, prima di toccarsi il pochissimo cazzo, e poi dopo che hai sgrullato. Non sì, ci vuole d'accordo. Niente, non ci vuole niente. Un po', scusi, lei Parenzo che pratica ad opera? No, io prima e dopo, tendo, solo prima, solo dopo? No, io lavo le mani in continuazione sempre, perché sono ma non credo che sia questo il tema. Cioè non credo che questo sia un approfondimento che gli ascoltatori della radio economica più importante italiana si aspettino questo tipo di dibattito. Comunque lui ha più inviati di te che all'area che tira, eh? Cioè, questo può essere. Sì, gli inviati dei Cessi sono molto di più. Sono molto ne di abbiamo più. 10 e siamo anche in crescita, peraltro. Molto bene. Molto bene. Grazie, signor Cess Advisor. No, la sua male, guida, secondo male. Me, avrà grande successo quando sarà completata, perché noi vogliamo soprattutto vedere le cose negative anche. Cioè, sono quelle positive. Sul canale le dato, vedete. Lei mi ha dato la guida Michelin. Nella guida Michelin, chi è il primo? Chi ha 3 stelle, per esempio? Allora, il primo locale migliore d'Italia è Viviana Varese. Sì, non è che si incazza. Che è uno stellato. Stile, no? No, il miglior bagno, sono molto felici. Tra l'altro, Viviana, dunque, bagni con 5 spazzoloni. Sì, perché noi andiamo da 1 spazzolone a 5 spazzoloni. Sono Viviana Varese, in provincia di Milano. Poi il lusso della semplicità a Milano. Di Borghese. Di Borghese. Ah, c'è i bagni buoni, Borghese. C'è anche quello, sì, ottimo. Oh, c'è 5 spazzoloni. Boreale, provincia Boreale, di Caserta. Sì. E Monza Brianza, la cantina della Monaca. Sì. La cantina della Monaca. E sono divisi per categoria. Tra l'altro c'è anche un bagno di Samantha Cristoforetti. Pure. Perché lei ha fatto un tutorial su come funziona il bagno nello spazio e l'abbiamo inserita, perché secondo noi la tecnologia adoperata era scarsa. Meritava invece una menzione speciale. Grazie, arrivederci. Grazie. E come ogni anno in questa fausta ricorrenza, ho azzeccato una grossa sputazzata sul faccione del pelatone che campeggia nei calendari rievocativi di mio suocero. Fermi tutti, facciamo la telefonata fascista, vai. La telefonata a Saccucci, quello che ti guardava l'altro giorno in televisione, vai, proviamo Saccucci. Amico mio, vai. Sì, pronto? Stamattina mi sono alzato. Se a voi vi dico, ma vattene a fanculo Parenzo!
dai, è bellissima sta canzone, guarda. Ma come ha fatto a capire immediatamente? Ma pare, sei come la Coca-Cola, sei dappertutto, ti hai rotto il cazzo, pare. Ma come ha fatto a capirlo? Prima o poi ti vorrò conoscere, ma parezzo. Io pensavo fosse un totale idiota. Ma lo vuoi conoscere? Tu sei... guarda, se lo voglio conoscere di persona, gli voglio mordere il naso, porca boia, guarda. Scusi, signor Zaccucci, lei che reati ha commesso per stare a casa e la polizia arriva a mezzanotte a casa sua, signor Zaccucci? Alle due di notte, due di notte. Ma due perché? Notte. Quali reati ha commesso? Perché mi vengono a cercare, perché dei camerati che vengono ricordati a Calarenzia, uccisi dai zozzi comunisti, gli hanno detto, ma tu stai a casa, ma dove cazzo vado? Gli ho detto che ci sono tre infatti, dove cazzo vado? Che vado? Gli ho detto. Signor Zaccucci, sono venuto in mezzo giorno, cioè, che stai a casa? Io vado tutto il caso. Ma perché? Fanno il loro lavoro, fanno il loro lavoro. Scusi, ma lei perché? E lei è dichiaratamente fascista, mi sembra. Adesso purtroppo non ho studiato come te. Scusami, io ho la seconda elementare, ti prego di scusarmi. Tu sei così. Si capisce la tua gestualità, ma vai a teatro? Tu vai a teatro sicuramente. Chiudi la televisione, Zaccucci, chiudi la televisione. Sì. No, stavo a guardare la 7. Amo la 7. Sempre la 7. Lei, diciamo la verità, lei fascista. Bravo. Guarda la 7, giusto? Ho bruciato tutti i canali, solo la 7. No, perché guardate, parliamo. Cioè, non è possibile una cosa del genere. Mi ci incazzo. Ma cosa? Ma poi non la dovrei vedere perché mi ammalo pure. Poi ogni tanto vado all'ospedale. Ti incazzi perché? La 7. Radio, come si può dire? Televisione Ampi. Noi siamo i nuovi partigiani. Ma chi l'ha detto? Ma la cretina stupida che solo Parenzo le trova, tutte lui le trova. No, c'è la giornata, si perde visto anche voi ci siete indagati, ma che è la gara? Però Zaccucci non si capisce niente. Lei parla impastato, parla. Lei è fascista. Perché purtroppo, signor Parenzo, cerco di parlare più lentamente. Lei deve capire che io sono anche senza denti, quindi faccio anche fatica perché ho diversi difetti di fabbrica purtroppo. Ma scusi, Zaccucci, lei è fascista? Molto fascista. Lei è fascista? Molto fascista. 25 aprile. Lutto nazionale. Capito, Parenzo? Questa è l'Italia. Cioè, in Italia c'è anche questo. Guarda, che vuoi fare? Vuoi mandare i carabinieri a casa di Zaccucci? Ma qual è il problema? Ma dai, è molto semplice. Io devo dichiarare perché sono sotto la Costituzione. Se avesse vinto la questione del ragionamento oggi è molto semplice. Se avesse vinto lui, io nella migliore delle ipotesi sarei in galera. Visto che abbiamo vinto noi, io parlo alla radio e lui fa lo stronzo seduto sul divano. Questa è la e può dire qualunque cosa. Questa è la differenza fondamentale. Perché viene Mussolini, che ha fatto di buono innanzitutto? Che ha fatto di buono, signor Mussolini? Oddio, ogni volta sempre la stessa cosa. Mussolini ha fatto 20 anni. Cioè, le opere, ci sono ancora delle opere in tutta Roma dove noi ci facciamo i figli, ci andiamo a fare i selfie. Ma io torno a dire la famosa qualcuno che quel figlio di buona donna, non ne voglio dire parolacce, di Prodi ha venduto per 4 spicci. Lì stava in via via Veneto. Sì, non lo so. Vabbè, era una cosetta. Cioè, dove vanno questi comunisti a Venezia? È un'idea del Benito Mussolini. Cinecittà è l'idea del Benito Mussolini. Ho capito, ma c'era la dittatura all'epoca, signor Zaccucci. Se fosse stato Mussolini dittatore. Il 25 luglio quelli lì l'avrebbe messi tutti quanti al muro dopo 6 secondi. Quello è successo. Però. Era molto autoritario, questo chi lo nega, ma attenzione. Era molto autoritario. Adesso non stiamo parlando di storia qui, stiamo parlando di una cosa semplice, che lei viene la polizia ogni notte, ma lei che reati ci deve scontare ancora, signor Zaccucci? Non lo può dire, signor Zaccucci. Perché già mi ha chiamato un amico, diceva Alessandro, ma sei gli arresti domiciliari che ti è successo? Sei domiciliari? Sì, del passato, ma tra 20 giorni dovrebbe finire tutto, ultimo le famose... Signor Zaccucci ha i domiciliari, stiamo chiamando un signore agli arresti domiciliari. È un pregiudicato fascista, cioè è normale che sia così. Molto, quello. Tu guarda, ma lei lo voterebbe, signor Vannacci, il generale Vannacci?
Subito. Beh, si candida in tutte le cose, ma tu puoi votare o non puoi votare, Sacucci? Sì, posso votare. Tra 20 giorni posso votare, se voglio. Dunque andrai a votare, probabilmente andrai a votare Vannacci. Ma se c'è Vannacci, sì, guarda, ti giuro, lo farò sicuramente, perché merita. Ma poi un'altra cosa, voglio dire, sempre il signor Parenzo, scuso per la mia lingua, Scusa pure. Ma la maestrina, la comunista rossa che sta carcerata lì, sotto da Obama. Quella lì che adesso per uscire dal carcere si candida, viene eletta nelle liste del sinistra. Ma ti sembra una cosa normale secondo te? Beh, perché no? Se si tratta di portarla fuori dalle galere, dalle galere di Orban, però io Forti, no. Perché non l'avete mai candidato? No, Chico però voglio capire una cosa. Già, lasciamo perdere Chico Forti. Ma che impressione ti fa questo fascista, caro Parenzo? Questo signor Sacucci? Ma lui mi odia. No, io non odio nessuno. Io penso che Sacucci sia il classico esempio di persona che è sfuggita al sistema sanitario nazionale. Se questo signore qua fosse stato ricoverato per tempo e sotto. È sottoposto a una cura medica farmacologica. Oggi i farmaci fanno miracoli. Perché la scienza va molto avanti, quindi non staremo qui a parlare con questo imbecille disturbato. Che guarda caso, ogni volta che tu lo chiami tu invece, ora, come mai? No, io sono invalido al 100%, ragazzi. Prendi i soldi dallo Stato, immagino. Prendo un sacco di soldi, che sta. Quanti soldi prendi dallo Stato? Prendo 700 euro di pensione dallo Stato. 700 per sei al 100% e sei anche fascista contro lo Stato, in teoria. Stato democratico. Contro lo Stato. Capito, però Stato perché ai tempi dei Mussolini c'è stava la pensione, ma di che cazzo stava a parlare? Ho capito, però tu sei. Ah, cosa è incredibile. Ciao Sacucci, ti saluto, abbracci. Ciao. Grande Cruciani, grande. Ciao, non lo dire. Ci vedremo, non ti preoccupare. Ma no, questa sembra una minaccia. Non c'è nessun problema. Ma non è una minaccia. Fermo. Ti odio con tutto il mio cuore. Allora, abbiamo qui in studio un signore che ha scritto con la maglia della Lega prima il Nord, che poi non va più di moda perché la Lega non è più prima il Nord, col cappello di Trump 2024, Keep America Great. Facciamo ancora l'America grande. Basta il 25 aprile comunista, basta, con una scritta sopra, dopo Lampedusa, la scritta su Lampedusa, basta al 25 aprile comunista. Vogliamo un 25 aprile normale, che non sia pieno di comunisti che rivendicano questa festa solo per loro. Ma non è uno svalvolato, è la verità. Tutti gli anni sto 25 aprile ci ha rotto il cazzo e tutti questi tutta questa gente. Signor Livio Ghidelli è un leghista della prima ora, iscritto alla Lega da quanti anni? Sono iscritto dal 1986, ho pagato tutte le tessere regolarmente, sono socio sostenitore e militante. Ma può essere iscritto anche il club di quello lì, che del pisciatoio di prima, come si chiama quello lì di prima, che era il club di io non ho nessun problema con quello. Anarchigay non sono iscritto, lo ammetto, uno poi Anarchigay confermo che non sono iscritto. Io voglio Ghidelli ogni giorno qua, cioè, posso avere Ghidelli ogni giorno come speaker, come columnista? No, che lei lavora Ghidelli? Io la mattina mi alzo alle 5:10, faccio l'ambulante, io faccio sognare le donne con pochi euro e io vengo abbigliamento intimo, economico da donna. Ma lei piace a lei la figa ancora piace? Purtroppo sì. Ma lei paga ogni tanto qualche prostituta? No, mai pagato in vita mia. È regolarmente sono sposato, ho due figlie, una vita normalissima. Per esempio, i gay, secondo lei, accoppiati, lei non ce li vede accoppiati? I gay, lo dice la parola stessa, sono contro natura, fanno delle cose che la natura non ha previsto. Loro vanno contro natura, per me possono farlo tranquillamente, però zero diritti, zero figli. Zero diritti, non devono avere figli, no, devono avere i diritti normali delle persone normali, ma non delle coppie normali. Cioè, non possono avere figli, non possono avere la pensione reversibilità. Perché chi ne frega la pensione reversibilità? Perché hanno fatto l'uomo e la donna per essere accoppiati, l'altro è un surrogato, come la maternità surrogata, come tante altre cose. Sono cose che non devono esistere. Ma nemmeno più Salvini dice queste cose. Salvini ha perso. Salvini purtroppo, io sono della Lega, però Salvini
Salvini la bussola gli si è girata, cioè in lei mano. Lo vorrebbe fuori dalla Lega, signor Salvini? No, fuori dalla Lega no, no, sicuramente Lega. Non dovrebbe fare più il segretario, quello sì. Sicuramente il segretario della Lega, scusa, no. Fermi tutti, fra poco torniamo con il dottor Ghidelli, poi c'è anche una sorpresa perché c'è una signora che non so quanto possa apprezzare il dottor Ghidelli. Non lei c'è sorpresa, il mondo di OnlyFans, lei lo apprezza il mondo di OnlyFans? Ma io ho sentito parlare di OnlyFans, chi lo fa bene comunque a guadagnare dei soldi su della gente che gli piace guardare, non fanno niente di male. Sono dei coglioni quelli che fanno gli abbonamenti a OnlyFans? No, secondo me non sono dei coglioni, né chi libertà. È una libertà tranquilla che non fa del male a nessuno, anzi, fermi tutti. Produce reddito. Fermi tutti, bravissimi. Ma insomma, non possiamo nel 2024 accettare di essere ridotte ai nostri orifizi? Io, diciamo, per le giovani donne, spero che considerino altri lavori dove non devono mettere in vendita pezzi del loro corpo, certo, più allettanti. Io capisco poi che in Italia, dove i salari sono così bassi e dove abbiamo anche un governo che non vuole manco il salario minimo, capisco che le ragazze dicono: ma io perché devo guadagnare 1200? Però insomma, non, secondo me non va bene semplicemente perché a un certo punto le carriere delle sex worker sono anche carriere molto brevi. La signora Gruber sostiene che voi rovinate la vostra vita. Mi rivolgo alla signora Rebecca Cambria, certo. Cambria from Piacenza, applausi, buonasera. 25 anni, che è di fronte a un signore che sembra in apparenza un orco, perché ha le mani da orco, che è Livio Ghidelli, militante leghista che già ne ha dette di tutti i colori e che è un bomber assoluto. Scusi, lei è d'accordo con la signora Gruber? E Socchia. Se lei sa chi è la signora Gruber, a differenza della signora Michelle Comi, ha tutto il diritto di non saperlo. Hai tutto il diritto di non saperlo. Lei, per esempio, sa chi è il ministro degli esteri? Non sa chi è il ministro degli esteri? No, forse no. Vabbè, quello non è importante, però adesso partire il primo ministro, sì, il primo ministro lo sa chi è? La Meloni, sì, Presidente della Repubblica, lo sa, si è preparata, chi è il Presidente della Repubblica? Mattarella, molto bene. Però questa è anche cos'è il CSM, CSM perché si è documentata, perché pensava di essere interrogata. Sapevo già. Molto bene, scusi. Allora, Rebecca Cambria, 25 anni, lei pensa di stare vendendo, cioè che il suo corpo viene mercificato, perché lei è una... Assolutamente sì, lo penso, e penso che anche chi fa il cameriere mercifichi il proprio corpo. Ma io vorrei fare fammela abbracciare, questa è lei, non lo so, c'è il fidanzato dall'altra parte, purtroppo niente di sospetto, anche se lei ha la quarta, quinta, la sesta, che cosa si fa? Quarta coppa doppia D. Ed è il suo pezzo principale che vende su OnlyFans. Culo più che altro. Si può dire assolutamente, anzi, di peggio noi. Ah, il culo. Cioè il culo anche bello consistente. Sì, stasera l'ho coperto per non dare content gratuito. Ma lei doveva un po' scoprirlo leggermente. Prossima volta se mi reinvetterà. Però lei sta. Se paghiamo, naturalmente. Se paghiamo. perché è normale. Assolutamente niente. No, perché è assolutamente normale. Lei sta dicendo una cosa: perché devo mostrarvi troppe cose? No, esatto. Abbiamo già fatto il fit rating l'altra volta, che è stato gratuito. Concessione sua, eccetera. Ma lei, scusi, il culo, pur essendo un culo grosso, consistente, non è un quel culetto? È molto sodo. Possiamo chiedere al mio ragazzo anche. È molto sodo. Sì, molto che sodo. Cos'è? Perché va così tanto questo piace, culo? Piace questa cosa del culo, diciamo, consistente. Del pene che scompare in mezzo. Del pene anche, che scompare, che può scomparire in mezzo. Però lei non fa hard di solito. Ma è un'immagine. Dipende. Da poco ho iniziato. È vero che una volta lei ha venduto un video dove schiacciava che cosa? Pomodorini con i piedi. Cioè lei con i piedi o anche col culo? Con i piedi. No, col culo non ancora. Mi hanno chiesto di schiacciare dei frutti di succo. Succhi di frutta col culo. Non l'ho ancora fatto. È in cantiere questa cosa. Invece ha venduto un video dove schiacciava i pomodorini coi piedi. Esatto. Ma perché c'è gente disposta? Io è quello che mi domando sempre. Lei come li considera questi dei malati? Diciamo, uno che paga dei soldi per vedere. Una parafilia come un'altra. Per vedere i piedi della signora, per carità, simpaticissima. No, ma la signora Gruber prima diceva le parti più, tra virgolette, sensuali. Invece i piedi, secondo me, i gomiti, c'è chi si arrapa con le ascelle, ad esempio. Con le ascelle, con i gomiti. Ieri ho fatto un video con la panna, mi hanno chiesto
piuttosto di passarla nelle ascelle. La panna sotto le ascelle. Sì, esatto. Sì. Questo, quanto costa un video con cui lei si fa passare la panna? Dipende, se è un personalizzato, anche $250. Anche 250 dollari. Sì. Lei è molto trasparente in questo. Sì. Quanti soldi guadagna al mese con questo mestiere? Un buon guadagno, ci pago le tasse purtroppo. Sì. No, perché purtroppo. Sì, ma non purtroppo, è tutto ridotto. Purtroppo, lei non vorrebbe non pagarle. Non sono felice, però le pago. Tutto a quello che uno guadagna. No, ma per carità, anzi, ci mancherebbe. Ci mancherebbe da vita. Più o meno 30.000 al mese le fa? Tutto un pochino meno. Un pochino mese? Sì. Ma puliti, eh? Solo di OnlyFans un pochino meno. Poi faccio anche la Money Mistress. La Money Mistress? Sì. Ma lei se si fa dare dei soldi, finanziaria, che fa, dominazione finanziaria, tutto si ha 25 che fa anni. Per sempre. Lo facevo anche da minorenne e c'erano dirigenti di banca che pagavano per un pomeriggio con me mentre mi pagavano lo shopping. Cioè, non ho capito, lei lo faceva da minorenne? Io da minorenne sono diventata conosciuta su Ask, che era un social che andava ai tempi, e hanno iniziato a contattarmi uomini importanti, adulti, maggiorenni anche di 40 anni, per pagarmi tra virgolette lo shopping. Quindi io uscivo con loro insieme ad amiche, non sono mai andata da sola, ovviamente, e mi pagavano, entravamo in vari negozi e compravamo. Ma i suoi genitori non lo sapevano, naturalmente? No, non sapevano. Non sapevano, poi l'hanno saputo? Poi l'hanno saputo. E adesso come hanno preso questa sua nuova attività? Io e i miei genitori abbiamo un bel rapporto adesso, però dico sempre che se a 25 anni dovessi preoccuparmi di quello che pensano gli altri, chiederei anche un bonifico di mantenimento in allegato. Bellissimo. Musica, musica, regina. Musica. Ritorniamo all'orco. Ritorniamo all'orco. Ritorniamo all'orco Ghidelli. Io adoro queste due persone stasera. Allora, Livio Ghidelli aveva proposto una volta di vendere Lampedusa all'Africa. Era una provocazione, però lei ci crede davvero? Delirio. Perché lei è fortemente nordista. Io sono fortemente nordista, e se Lampedusa serve per fare dire che è Italia e accogliere, regaliamola pure all'Africa, oppure trasformiamola tipo Ellis Island, fanno arrivare la gente, li controlliamo, se possono sbarcare, se no tornano indietro, fanno il giro di boa, come si fa con la barca vela, no? Fanno il giro di boa e tornano da dove sono venuti. I lampedusani, a differenza tua, ma per quattro lampedusani non ci dobbiamo, noi 60 milioni di italiani ci dobbiamo spaccare il culo, ma non ci rompere il cazzo, te i lampedusani che non ce ne frega niente. Ma dove ti permetti, se non si cazzo, ma sì, ma cosa ce ne frega noi di 5-6 mila persone? Cosa ce ne frega? Ma come se ti ma regaliamoli questi 5-6 mila persone, o se no trasferiamoli in Sicilia, gli facciamo tante bigliette a schiera e lasciamo là solo gli africani. Ma per piacere, ma faccia un piacere, dai. Ma come cazzo? Lampedusa è quella che ha rovinato più di tutti l'Italia. Ma come? Sì, no, come parlo come mangio. Ma perché, scusa, ha rovinato l'Italia Lampedusa? Perché sbarca. Ma avete guardato dov'è Lampedusa? Sì, non c'entra niente con l'Italia, perché è più vicina all'Africa, però è sulla cartina, fa parte, la cartina politica fa parte dell'Italia, allora uno approda lì e noi ce li dobbiamo inculare tutti, ma vaffanculo, regaliamo la Malta. Vedi che quando arrivano a Malta li mandano indietro. Scusi, lei è a favore del ponte sullo stretto? Che schifo. Il ponte sullo stretto è la più gran buffonata, secondo me sarà il suicidio politico di Salvini, perché sì e no può servire a far attraversare le capre alternate, ma che cazzo facciamo il ponte in Sicilia, che appena andiamo di là siamo arrivati come in Africa, dove c'è un treno che per arrivare dall'altra parte ci vuole 15 ore. Mi spieghi cosa serve quel ponte? Però, del cazzo, beh, io per esempio, ma serve, libro a favore del ponte, ma serve più il ponte sull'Adda, che devono rifare il secondo ponte sull'Adda, che il ponte sullo stretto di Messina. Lei è della linea, è della linea Filippo Champagne, è della linea Filippo Champagne, che è il fratello del dottor Romeo, è della stessa linea, è della linea. Perché c'è tanto con i comunisti, lei come li considera i comunisti? Esistono ancora i comunisti? I comunisti, siamo invasi dai comunisti, perché io ce l'ho con i comunisti, perché difendono tutti i fancazzisti. Tu basta che sei un fancazzista, sei un fancazzista, sei in carcere, sei una lesbica, sei un guarda sta cazzo di Salis, guarda sta cazzo di Salis, non si può dire in carcere, sono si può dire, non si può dire, no, non si può dire questo cazzo di Salis. No, la Salis, guarda questa Salis. Allora, guarda i giornalisti quanto stronzi sono. Parlano della Salis, l'insegnante monzese. Primo, non è monzese, perché si chiama Salis, non è monzese. Secondo, insegnante, vorrei vedere. Poi che dicono? Poi che dicono? E invece gli altri erano due neonazisti. Magari erano due operai, o magari uno era un imprenditore. Quelli che sono stati menati. Però non da lei, non si sa. Allora, lei faceva parte di un gruppo che si chiama Lei lavorerebbe in galera. È una che ha fatto, era insieme. Scusi, però. No, no, è stata bene. Quando l'hanno presa, era assieme a due esponenti di Ma lei che farebbe con questa signora? In carcere dovrebbe rimanere, secondo lei? Ma a me non me ne fotte un cazzo. A lei non gliene frega Io non gli ho detto di andare, come non gli ho detto a Regeni di andare
andare in Egitto. Questa gente va in giro a fare i comunistelli, a rompere il cazzo per il mondo, e noi ci dobbiamo sempre preoccupare di questa gente. Questa è Ghidelli. Ma dai, i comunisti difendono solo i fancazzisti. Allora, torniamo all'Angelo qui presente. Amica, mi dica. Dai, io sono comunista. Perché? Lei è comunista? Abbastanza. Lei è di sinistra? Anche il suo, anche il suo ragazzo prima là mi ha detto: io sono antifascista. Esatto, sì. Ma se lei si dichiara antifascista, a che serve dichiararsi antifascista? No, no, io non mi dichiaro niente, nessuno. Se me lo dovesse però sapere. Posso dire che la signora Cambria, la signora Cambria è oggi, nella giornata del 25 aprile, una, lei, la signorina qua davanti a me, è la signora Rebecca Cambria, è la più grande rappresentante della libertà in Italia. Una delle più grandi rappresentanti, perché questo lavoro qui è un lavoro di libertà. E senza la libertà questo lavoro non potrebbe esistere. Persino l'orco qua davanti è d'accordo su OnlyFans, mi sembra di capire. Ma no? Sì, ma sicuramente la signorina, prima di tutto si produce un reddito senza far del male a nessuno. E paga le tasse. E paga pure le tasse. Non c'è niente di scandaloso. Lei i bordelli li aprirebbe, lei li farebbe di nuovo legali i bordelli. Ma ci mancherebbe, è la cosa più sbagliata. In Italia abbiamo fatto tante di quelle buffonate che io dico: copiate da quelli più bravi. Copiate dagli svizzeri, dalla Germania. Dovete imparare da quelli bravi, copiate da quelli bravi. Signora Rebecca, scusi, qua, lei tra i suoi clienti che ha, tra gente iscritta alla sua piattaforma, chi c'è soprattutto? Giovani, vecchi? Giovani, vecchi, chiunque, tutti. Bancari, banchieri. Col suo culo, come lavora? Ci faccio un esempio, cioè, non so che cosa le chiedono? Video di face sitting. Face sitting sopra che la faccia del suo fidanzato? No, metto la telecamera come se fosse la faccia della persona e mi siedo sopra la telecamera, sarebbe questo il content, diciamo. Il content del culo, diciamo. Invece poi schiaffi, altre cose, schiaffi insomma, che tutto fatti, quello dati dal suo fidanzato, sì, diciamo. Da sola, quello che può venire in mente. Ma è vero che una volta ha venduto, lei ha delle unghie che considero una delle poche cose oscene che considero di lei, perché lei è, a parte le caviglie che abbiamo detto, sì, le caviglie ma abbiamo avevo fatto i piedi gonfi l'altra volta, comunque non però è stato lei onesto. Ha venduto una volta che cosa di queste mani? No, più di una volta ho un abbonato fisso che tutti i mesi, quando io cambio le unghie, mi chiede video dito per dito sotto e sopra le unghie. E che cosa chiede? Il video del sottodito, praticamente. Ah, del sottodito. Del sottounghia, sì, non so cosa piaccia. Il sottounghia. Il sottounghia. E quanto però paga? Solo se è lunga. E quanto paga questo? Dipende, più di. I miei personalizzati partono dai 120-150, quindi i questo. Personalizzati. Solo per unghie, non si vede altro. I personalizzati. Quanti schiavi ha lei? Tanti, perché ho avuto un passato da money mistress, appunto, come già dicevo. In quindi. Da money mistress. Money mistress significa praticamente che la pagano per dominare, da money mistress. No, ma nemmeno, praticamente ci si reca, cioè la money mistress è dominazione finanziaria, quindi queste persone si eccitano dando in mano le proprie finanze, la gestione delle proprie finanze a una dominatrice che loro non potranno mai raggiungere. E lei, perché sono lei controllava le finanze, sì, di alcune persone, certo, direttamente. Sì. Con bonifici settimanali. Ma anche la sua R-Mosha è rapante per alcuni. Piace molto, sì. Piace molto. Spero che non dia fastidio in radio. No, alcuni la odiano. No, per carità di non Dio. È quello che ha fatto quello. Colpo su Parenzo. Non allora. È quello, cara. Perfetto. Beh, Parenzo potrebbe fare colpo. Potrebbe lei. Piacere. Potrebbe piacere. Il suo rapporto con sua madre e con suo padre adesso qual è? Buono, io abito da sola da circa un anno. No, veramente. Che cosa dicono? Che lei mostra tutto, che rimangono i video? Ma io quando ero minorenne mi facevo video scioccata. Mezza nuda gratis scioccata. Su Instagram. Che sarà ecco, mai? Che cioè, sarà hanno mai. Già provato col collegio quando ero minorenne, ormai cosa per vuoi dire? Per carità di Dio, grazie! Libertà, libertà, libertà! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.